Sono anche io lieto di darvi il benvenuto e sono particolarmente felice di poter condividere con voi questo momento che, nelle intenzioni di chi ha organizzato questo evento, deve principalmente essere occasione di incontro e confronto. Un ringraziamento particolare va ai relatori della sessione pomeridiana che hanno generosamente accettato di parlare e così arricchirci con le loro riflessioni e la loro esperienza. Prima di fare qualche breve, una piccola e brevissima introduzione, vorrei però anche ringraziare tutto il personale della Presidenza del Consiglio di Stato, tutto il personale del segretariato, il personale della mia, nel senso della segreteria dell'Ufficio Studi, anche per il lavoro che hanno fatto, lavoro che è stato davvero indispensabile per la riuscita di questo evento che, come capite, coinvolge un elevato numero di magistrati, un elevato numero di ospiti esterni e quindi è complesso nella sua gestione, nella sua organizzazione. Venendo al tema specifico, che è quello appunto dell'intelligenza artificiale, è chiaro che si tratta di un argomento che ci impone di riflettere su l'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto dell'attività amministrativa e anche con riferimento all'esercizio della giurisdizione. Queste sono alcune delle questioni che l'intelligenza artificiale pone, anche perché, come tutti noi ormai sappiamo, l'intelligenza artificiale ormai interessa pressoché tutti i campi e non solo quelli giuridici. In Italia ci sono diversi usi dell'intelligenza artificiale nell'ambito del mondo del diritto e io stesso ho potuto constatare che esistono ormai dei siti che combinando Chat GPT con un materiale giuridico mettono a disposizione dei prodotti semifiniti, fanno, cito tra virgolette, compendi personalizzati di norme, sentenze e ordinanze, redigono riassunti, revisionano o formulano e riformulano testi legali, predispongono bozze di documenti professionali. Ecco, allora questo non è il futuro, è il presente, basta andare su internet e in qualche modo poterlo verificare di persona. Il tema è uno di quelli che, per dirla alla Umberto Eco, appunto divide gli apocalittici dagli integrati e probabilmente la giusta via dovrebbe essere il giusto mezzo, è quello di sfruttare per quanto possibile l'evoluzione tecnologica e le possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale, salvaguardando e valorizzando sempre l'apporto umano rispetto al quale la macchina deve comunque assumere un ruolo che, se non è sorvente, quantomeno è strettamente strumentale. Un altro elemento, un altro dato che mi ha colpito nel fare una rapida ricerca di norme, su questo poi chiaramente ci sarà la relazione del professor Claric, è quello delle tante disposizioni di legge che solo nel 2024 hanno contemplato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Solo nel 2024 io ho individuato 5 diversi interventi legislativi, e ancora il 2024 non è finito. In alcuni casi l'intelligenza artificiale viene effettivamente contemplata quale strumento di ausilio all'attività umana, in altri casi si prevede già un uso dell'intelligenza artificiale anche al fine di predisporre una possibile decisione, e questo ci deve fare ulteriormente riflettere. Non ci sono solo le recenti norme del 2024, probabilmente il testo dal quale tutti noi giudici amministrativi dobbiamo partire è l'articolo 30 del codice degli appalti, dove, come tutti voi sapete, sono ben compendiati i principi di conoscibilità, comprensibilità, non esclusività e soprattutto il divieto di
discriminazione algoritmica. E poi c'è anche il regolamento del 13 giugno 2024, il famoso AI Act, che oltre a contenere anche una definizione di intelligenza artificiale, sicuramente introduce una disciplina che è, come è stato detto dai primi commentatori, antropocentrica e soprattutto tesa a garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente. È una visione, quella del regolamento europeo, che evidentemente in Europa ha trovato una generale condivisione e che probabilmente si contrappone all'uso e alla visione che dell'intelligenza artificiale c'è in altre parti del mondo, dove evidentemente prevalgono logiche diverse legate anche ai tantissimi investimenti che in Cina, per esempio, e negli Stati Uniti sono stati fatti in questo settore. Sappiamo anche come è strutturato il regolamento, non mi ci soffermo per evitare evidentemente di sovrappormi alle relazioni che seguiranno. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, il punto di vista di giuristi, di studiosi del diritto amministrativo, noi non possiamo, a mio modestissimo avviso, prescindere da alcuni principi che peraltro sono stati già bene affermati da alcune decisioni del Consiglio di Stato risalenti ormai a 5 anni fa. Il primo è quello legato alla necessità di garantire un livello di tutele, se non uguale, superiore a quello che fino ad ora il complesso della giustizia amministrativa è riuscito a garantire. È chiaro che far uso dell'intelligenza artificiale non può far venir meno le garanzie procedimentali o le garanzie e le tutele che il giudice amministrativo riesce ad assicurare nei confronti dei provvedimenti illegittimi. E questo non solo sotto il profilo del sindacato di legittimità, ma anche sotto il profilo della imputazione dell'atto, con non tutti i conseguenti profili di responsabilità. In via generale c'è un problema se si possono configurare delle forme di personalità elettronica con un conseguente individuazione di un centro autonomo di responsabilità diverso dall'amministrazione e dal funzionario. Un modello molto diverso da quello attualmente vigente, peraltro sancito nell'articolo 28 della Costituzione. L'opinione maggioritaria in dottrina lo esclude, però ci sono stati anche autorevolissimi studiosi che hanno invece mosso qualche passo in questa direzione. Nel diritto amministrativo ci dovremo occupare evidentemente della compatibilità della black box, cioè dire questa opacità decisionale, con la motivazione del provvedimento. Dovremo occuparci evidentemente della possibilità che la macchina incorra in veri e propri bias, cioè, e quindi della violazione dei principi di non discriminazione che sono sanciti a livello costituzionale e poi anche evidentemente a livello di legislazione ordinaria. Di tutto questo ci diranno i relatori, così come noi da giudici amministrativi ci dobbiamo interrogare sull'uso che nell'ambito del processo, ma più in generale dell'attività giurisdizionale, deve essere e può essere fatto della intelligenza artificiale. Poco tempo fa è stato pubblicato sul nostro sito un report del segretario generale della giustizia amministrativa che già dimostra quanto ruolo abbia l'intelligenza artificiale nella nostra giustizia amministrativa e soprattutto una volta raggiunti gli obiettivi, quali saranno gli usi che se ne potranno fare: analisi statistica dell'attività giurisdizionale, identificazione dei ricorsi correlati, organizzazione dei ruoli, ricerca di precedenti giurisprudenziali, ricerca documentale intelligente. Ma se tutto questo noi certamente possiamo salutarlo con soddisfazione e senza particolari problemi,
Non è tutto, nel senso che dobbiamo occuparci di un altro problema, cioè se l'intelligenza artificiale possa aiutare il giudice o sostituire il giudice nella decisione. È quello il vero problema che effettivamente noi ci dobbiamo porre. Fortunatamente noi abbiamo una carta costituzionale che per varie ragioni penso lo escluda, e soprattutto abbiamo sancito in diverse sentenze e poi anche in alcuni testi di legge questo principio di non esclusività della decisione algoritmica, che giustamente lascia al centro della decisione giurisdizionale, come è giusto che sia, e non solo per, come possiamo dire, salvaguardare lo stipendio, ma appunto nell'interesse del prodotto finale, e lascia, dicevo, al centro della decisione il giudice. Una ultima cosa prima di passare la parola ai relatori. Alcune volte, parlando con amici o colleghi, ho l'impressione che, ecco, i miei interlocutori ritengano che l'intelligenza artificiale è un qualcosa con cui dovremo confrontarci nel futuro. Non è così. L'intelligenza artificiale è il presente, anzi, forse per alcune cose è già il passato. Probabilmente nel futuro noi ci confronteremo con la combinazione di tante novità tecnologiche, quindi ci potremo confrontare, che so, in un settore come quello degli appalti, con l'utilizzo delle blockchain, dei registri distribuiti per assicurare integrità e certezza temporale i documenti che vengono prodotti in una gara pubblica, dell'intelligenza artificiale per effettuare le valutazioni al posto, diciamo, del funzionario che fino a quel momento se ne occupava, e poi magari degli smart contract per arrivare alla conclusione di un contratto che segua anche le regole e le tecnologie degli smart contracts. Tutto questo è futuro? Ancora forse non è una realtà consolidata, ma giusto per fare un altro esempio, è l'articolo 8 ter di un decreto legge del 2018 che ha definito cosa sono i registri distribuiti e che cosa sono gli smart contracts. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per capire e riflettere su questi temi. Mi sono mantenuto nei limiti, anzi ho recuperato un po' rispetto ai 15 minuti, e quindi introduco e presento il primo relatore, invitandolo anche a prendere posto alla sinistra del Presidente Maruotti. Il primo relatore è il professor Pierluigi Contucci dell'Università di Bologna. È uno studioso tecnico al quale noi abbiamo chiesto di spiegarci l'intelligenza artificiale dal suo punto di vista, perché io ho molto modestamente una convinzione che mi è stata trasmessa da uno dei miei primi magistrati affidatari ormai nel secolo scorso, che chi sa solo di diritto sostanzialmente non sa niente. E allora vorrei, ecco, chiederei al professor Contucci, ringraziandolo evidentemente per aver accettato, di, ecco, introdurci al mondo dell'intelligenza artificiale. Prego, professore. Bene, grazie, Presidente. Grazie Presidente per l'invito e anche per l'introduzione. Naturalmente sono onoratissimo di poter intervenire in questo prestigioso congresso nazionale. Allora, il tema di questa sessione è l'intelligenza artificiale, come è già stato detto, rappresenta una sfida straordinaria che va molto molto al di là del punto di vista tecnico. Quindi io oggi, come fisico matematico, ho l'obiettivo di far luce su alcuni aspetti, diciamo aspetti fondazionali, le domande di base che abbiamo tutti sull'intelligenza artificiale. Tutto questo nella speranza di potervi essere utile all'interno della vostra disciplina. Allora, l'intelligenza artificiale è un insieme di molti strumenti tecnologici che sono in grado di svolgere delle funzioni simili a quelle che il cervello umano realizza
con le sue capacità cognitive. Nominiamone due o tre di queste funzioni, le più notevoli. C'è certamente il ragionamento, c'è l'apprendimento e c'è la memorizzazione. Sono tre cose che noi, con cui noi abbiamo una certa familiarità. A sua volta, questi strumenti di intelligenza artificiale sono raggruppati in due grandi categorie. E questo è un fatto molto importante. Non è usualmente detto nel mainstream dell'informazione sull'intelligenza artificiale, ma ci sono due grandi intelligenze artificiali che sono gemelle, nel senso che sono nate nello stesso periodo, la metà degli anni 50 del secolo scorso, ma sono molto diverse. Una è l'intelligenza artificiale classica e l'altra è l'intelligenza artificiale moderna, anche se sono gemelle, una è classica e l'altra è moderna. Allora, prima di entrare nel merito un pochetto e descriverle, diciamo, dare un cenno a come funzionano, è interessante ricordare che Kant stesso, nella sua Critica della ragion pura, distingue due modalità del pensiero umano, proprio due. C'è anzitutto il pensiero logico-deduttivo, che procede con lentezza, come? Con una successione temporale di passi che dalle premesse, passo dopo passo, giunge alle conclusioni. Ma c'è anche un altro pensiero, ne parla meno il grande filosofo, anche perché è molto più misterioso del primo. Non parliamo di razionalità, che comunque è spiegabile. L'altro pensiero Kant lo chiama classificatorio e il mistero di questo pensiero deriva dal fatto che premesse e conclusioni sono sincrone. E Kant fa un esempio, un bellissimo esempio che è stato notato poco, ma adesso viene rivalutato tantissimo, è la nostra capacità di distinguere il contenuto delle immagini. L'esempio che fa Kant è proprio il cane e il lupo. Quando vediamo uno dei due animali e lo riconosciamo, non stiamo seguendo un ragionamento del tipo siccome ha le orecchie fatte in quel modo e il pelo in quest'altro, allora è un lupo, perché se avessimo fatto così, i lupi ci sarebbero già mangiati in passato. Noi abbiamo una capacità di arrivare istantaneamente alle conclusioni a partire dalla premessa, che in questo caso è l'osservazione. Teniamolo presente perché queste due modalità del pensiero descritte in Kant, una è proprio studiata, quella razionale, l'altra è nominata perché è misteriosa, sono l'argomento di quello che sto per dire. Allora, ho detto che ci sono due intelligenze artificiali, e quali sono? Bene, la sorpresa è che sono esattamente quei due modi che Kant aveva identificato. L'intelligenza artificiale classica, che raggiunge il suo apogeo, diciamo, tra gli anni 60 e, 70 e 80, rappresenta la trasposizione in silico, quindi nel computer, del nostro pensiero logico e deduttivo. In questo approccio classico, il programma è esplicitamente scritto dal programmatore. Cioè l'informatico ha messo le dita nella tastiera e ha scritto passo per passo gli elementi del programma informatico, gli elementi del codice. Ed è una sequenza di istruzioni una volta eseguito, una volta ricevuto l'input. Un esempio emblematico di questo modo di programmare assiomatico-deduttivo è il programma che somma le frazioni. Ok? Un'operazione che l'uomo esegue da millenni secondo un preciso algoritmo, ma che ci richiede, come sappiamo tutti, inclusi noi matematici, tempo, sforzo ed energia. La macchina invece la compie a velocità straordinaria, con un consumo di risorse praticamente nullo. La somma di frazioni non costa niente alla macchina, a noi costa molto. Il nostro cervello consuma 30 watt. Non è molto, ma non è neanche pochissimo. È soprattutto il tempo che ci richiede. Allora, cosa accade realmente quando questo programma è in funzione?
il programma della somma di frazioni. La macchina funge da leva intellettuale, leva nel senso generale di Archimede, cioè sta moltiplicando la nostra efficienza. Però attenzione, perché l'intelligenza che la macchina usa è tutta e sola quella che gli ha messo dentro il programmatore. Infatti, ai tempi in cui c'era solo questa intelligenza artificiale, si diceva il computer è stupido. Erano le parole dei miei professori alla Sapienza di Roma. Ed è così, il computer era stupido, adesso le cose sono cambiate. Questa tipologia di intelligenza artificiale ci ha permesso di realizzare tante innovazioni utili, ne nomino alcune, che stanno già funzionando nei nostri veicoli, la frenata assistita delle automobili, il pilota automatico degli aerei, e ce ne sono tantissime, sono tutte nascoste dietro lo schermo del cellulare, ma persino dentro la lavatrice, che è stata uno dei primi oggetti programmabili con AI classica della nostra storia. L'AI classica, uso l'acronimo anglosassone non per anglofonia, ma perché ormai è il termine in uso, AI, Artificial Intelligence, l'AI classica non è riuscita però a risolvere dei problemi importanti. E qua ne nomino due, perché uno l'ho già nominato, la classificazione automatica delle immagini, di cui Kant si meraviglia del funzionamento del nostro cervello, oppure, per esempio, non è riuscita a fare il traduttore universale automatico pronosticato, dovrei dire sognato, da Noam Chomsky. Il linguaggio non è stato craccato dall'intelligenza artificiale classica. E qua vengo a una prima osservazione che in questo consesso ritengo molto importante, che è uno dei pregi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale classica, è la sua ispezionabilità. Cioè io posso mettermi a guardarla, spacchettare il programma, aprirlo, guardare il file, ed essendo costruita su istruzioni sequenziali esplicite, noi come società possiamo permetterci di certificarla, cioè garantire la conformità al funzionamento atteso. E questo è un punto essenziale, perché quando utilizziamo una macchina dotata di una certa certificazione, per esempio il marchio europeo CE, noi stiamo facendo una cosa che ci rilassa. Io salgo in macchina, so che la macchina mi obbedisce perché è stata certificata. La responsabilità, che è una delle poche parole che ho capito oggi qua nelle relazioni tecniche, la responsabilità me la prendo volentieri io, perché la macchina è certificata. Ok? Ricordiamoci, perché la cosa sta per cambiare. Veniamo all'intelligenza artificiale moderna. Questa è di una natura completamente diversa da quella classica. Anzitutto, e l'avrete sentito dalle notizie di dieci giorni fa, l'AI moderna è il risultato di una modellizzazione fisico e matematica della rete neuronale e sinaptica. Un'innovazione che ha visto riconoscimenti come il Nobel per la fisica a Hopfield e Hinton. Perché? Perché il nostro cervello ha, e quando do dei numeri, ma giuro che sono i soli numeri e la sola informazione tecnica che darò, i neuroni nel nostro cervello sono mediamente 100 miliardi e le sinapsi, cioè quelle porticine tra neuroni, tra coppie di neuroni, che amplificano o sedano il messaggio che sta passando, sono 1 milione di miliardi. Okay? Sono numeri, insomma, che hanno poco senso anche per i tecnici, tant'è vero che usiamo le potenze del 10 per averne contezza. Il numero di neuroni è 10 alla 12, l'1 seguito da 12 zeri, e il numero di sinapsi è 10 alla 15, l'1 seguito da 15 zeri. Allora, questa modellizzazione ha reso possibile la riproduzione di quel funzionamento, delle basi di quel funzionamento del cervello nel computer. Grazie a che cosa? Una enorme disponibilità di dati dal web
e alla potenza di calcolo fornita dai processori grafici che venivano dai videogiochi. Il deep learning, la tecnica introdotta da Hinton e dai suoi giovani collaboratori, che si chiama anche apprendimento automatico profondo, fa questo mestiere. Prende dei dati, non li memorizza, non li troverete più dentro ChatGPT, le letture che ha fatto, non li memorizza, ma li spreme, le sintetizza in una sintesi utile di conoscenza. Questo è il mestiere, detto in termini generici. Allora, il cosa fa la nuova intelligenza artificiale l'abbiamo visto tutti, interloquisce con noi e ci fa rimanere a bocca aperta. ChatGPT è una cosa pazzesca, diciamolo pure. Io oggi sarebbe piaciuto leggere qualche interazione che ho fatto, ma non ho tempo. Traduce le lingue con una precisione quasi impeccabile, e Chomsky si è arrabbiato tantissimo, ma è un fatto che l'intelligenza artificiale classica non è riuscita a fare il traduttore universale e quella moderna sì. E fa anche cose come la previsione del ripiegamento delle proteine a partire dalla sequenza degli aminoacidi, un risultato assolutamente impensabile per la scienza tradizionale, e questo è il premio Nobel per la chimica. Come funziona l'intelligenza artificiale moderna? Ai, vedo che il tempo stringe. Voglio dare almeno questa immagine perché è importante. Allora, il funzionamento dell'AI moderna è il funzionamento di un modello matematico, no? Quindi io, per spiegarlo veramente, dovrei tenervi un corso, ma usiamo una metafora che è estremamente efficace. Ed è la seguente. Allora, io ho 60 anni. Da bambino giocavo con la radio dei miei nonni. La radio a valvole, quella in cui la sintonia doveva essere regolata dalla manopola. Molti qua, non tutti perché vedo delle facce molto giovani, ma molti se la ricordano. Come funzionava quella sincronia? Si accendeva la radio, si cominciava a girare a destra, e si sentiva un gracchiare, poi a sinistra, e per aggiustamenti successivi si trovava il punto in cui la radio captava meglio il segnale. Ok? Bene. Adesso immaginate che il segnale che arrivi sia più complesso di una trasmissione radio, d'accordo? E diciamo che per decodificarlo servono due manopole. Seguitemi in questo esempio. C'ho due manopole davanti a me. Comincio ad aggiustarne una fino a che l'audio migliora e poi vado all'altra che lo migliora ancora un po'. E poi mi accorgo che se ritorno alla prima, questa migliora ancora e se ritorno alla seconda ancora di più. E vado avanti regolando la prima e la seconda una decina di volte fino a che l'audio è buono. Bene, che c'entra la radio con l'intelligenza artificiale? In realtà questa è un'ottima metafora per spiegarvi come funziona il deep learning, perché per capire il deep learning immaginate una tavola della radio enorme con un numero di manopole pari, parlo di ChatGPT, a 100 miliardi di manopole. Questo è il funzionamento di ChatGPT. Non le giriamo noi, le gira il computer, ma cerca a caso la disposizione di tutte queste, deve ripassare questi 100 miliardi molte, molte volte, fino a che l'audio, che in questo caso significa la decodifica del messaggio, diventa buono. Questa è l'intelligenza artificiale moderna. Non sto a dirvi che il premio Nobel è stato assegnato per le scoperte pionieristiche, ma noi non sappiamo ancora come funziona questa tecnologia, perché è prescientifica, così come lui era il motore a vapore della prima rivoluzione industriale quando è arrivato. La termodinamica non esisteva ancora. Mi avvio a una conclusione, se posso. Se nel caso dell'AI classica il codice era costituito da passi sequenziali e controllabili, nell'AI moderna ci troviamo di fronte a un codice con miliardi di parametri, le nostre manopole, di cui non comprendiamo il significato.
Di conseguenza non è possibile certificare il suo funzionamento in conformità agli usi previsti. Non è proprio possibile farlo nello stesso modo in cui si faceva per le altre macchine. E questo apre chiaramente un'enorme sfida in termini di regolamentazione. Se non possiamo certificarla, a chi attribuire la responsabilità delle sue scelte, quando sono scelte sensibili, quando sono scelte rilevanti che riguardano l'uomo, fino anche all'attribuire un mutuo. La nuova macchina intelligente, quindi, si configura come un nuovo agente che nelle interazioni che ho avuto con il consigliere Anna Corrado abbiamo voluto chiamare agente cognitivo, che si affianca all'agente umano e alla macchina classica. Per l'agente cognitivo che supporta le nostre azioni, cominciamo a capire che invece di certificazione conviene parlare di attribuzione di fiducia in relazione al comportamento. Conviene parlare di reputazione, almeno nei casi sensibili, anche di un uso permesso con una patente adeguata. Io posso fermarmi qua. Grazie, professore. Grazie, professore. Allora, a questo punto io darei subito la parola al professor Marcello Claric dell'Università Sapienza di Roma. E vabbè, il professor Claric, diciamo, nel mondo del diritto amministrativo non ha bisogno di essere presentato, quindi risparmio questi due secondi, ma perché l'autorevolezza, insomma, del relatore me lo consente. Prego, professore. Intanto grazie per questo invito, cercherò di rispettare i 15 minuti, magari con l'aiuto di qualche sistema di intelligenza artificiale, non so se esiste. Io dovrei occuparmi dello stato dell'arte della regolazione, un tema che è già stato introdotto questa mattina con un accenno dall'Avvocato Generale Sandulli, che ha detto che il 2024 è l'anno della regolazione, e soprattutto facendo riferimento al testo sul quale farò qualche commento, cioè il regolamento europeo 1689 del 2004, che è fresco di stampa, ma che è già in vigore, no? Perché sappiamo che i regolamenti non sono immediatamente applicabili. L'altro testo, lascio il codice dei contratti pubblici, è già stato menzionato, era il disegno di legge che è all'esame del Senato, che contiene una disposizione in materia di giustizia. Molto rapidamente per flash, il regolamento del 2024 dà una regolazione estremamente ampia, articolata e precisa del sistema, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ponendo un po' l'Europa all'avanguardia in tutto il mondo della regolazione. È un sistema che, peraltro, se leggete il rapporto Draghi sulla competitività europea, è già stato criticato da alcuni come troppo regolatorio, nel senso che potrebbe avere come effetto di disincentivare l'innovazione. E quindi c'è un problema di competizione tra sistemi, tra paesi, tra continenti, perché magari in altri ordinamenti non ci sono quei limiti che invece noi riteniamo fondamentali per la tutela dei valori fondanti della nostra comunità europea, delle nostre costituzioni. Questo regolamento ha un precedente importante, come sempre spesso accade: le norme di legge o di regolamenti europei nascono da studi e fatti, in questo caso da una commissione, presso la Commissione europea, che già nel 2018 ha varato una sorta di codice etico, chiamiamolo così, dell'intelligenza artificiale, che all'epoca era appena all'inizio. In 5 anni, in 6 anni è successo sul piano dell'evoluzione tecnologica un incremento, una rivoluzione veramente esponenziale. Però già i principi di questa carta, che poi troviamo nel regolamento, sono di per sé fondamentali.
il principio, primo principio è rispetto dei diritti fondamentali, no? I sistemi devono, e queste anche le premesse del regolamento lo ribadiscono in più, considerando il principio di non discriminazione. Noi sappiamo quanto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può enfatizzare, amplificare i pregiudizi di coloro che elaborano questi algoritmi. Il principio della qualità e della sicurezza, questo è un dato fondamentale, insomma, bisogna che questi dati, ad esempio nel regolamento c'è l'idea che gli input, cioè quello che va dentro, deve essere assolutamente certificato e di origine certa e di alta qualità. Quindi anche nel caso della giustizia non è che si può immettere in un algoritmo informazioni che non provengono da, nel caso nostro, dalle sentenze, per esempio, che troviamo anche già in qualche modo accessibili. Principi di trasparenza, imparzialità, fairness, cioè giustizia, insomma è sempre difficile tradurre fairness in italiano. E poi il principio dell'autonomia del decisore, cioè l'idea è che gli strumenti di intelligenza artificiale devono aumentare l'autonomia e la capacità del decisore, non ridurla, quindi non può essere l'uso dell'algoritmo diventare vincolante per il decisore. E questa è un po' la filosofia di fondo che sta alla base del regolamento, mi sono soffermato qualche minuto. Anche i precedenti sono quelli della, un pochino elaborati dalla giurisprudenza, non ricordo la giurisprudenza amministrativa che conosciamo, ma c'è un'importante sentenza del Conseil Constitutionnel francese del 2018 che in termini perentori, leggo testualmente, di conseguenza gli algoritmi non possono essere utilizzati come base esclusiva per una singola decisione amministrativa. Parliamo di decisioni amministrative, ma non è molto diverso poi dalle sentenze, senza il controllo e la validazione del titolare del trattamento. Se passiamo rapidamente a considerare il regolamento del 2024, diciamo i principi che erano già stati enunciati nel 2018 in questo documento che si trova facilmente anche sui siti, si trovano tutti esplicitati nel considerando che, come sappiamo, fanno già di per sé parte della regolazione. Già il primo considerando parla di intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, quindi l'approccio europeo è quello di mantenere al centro sempre il ruolo dell'uomo, del decisore. E subito dopo garanzia della protezione della salute, sicurezza, diritti fondamentali e così via, ma anche promuove l'innovazione. Qui si trova il dilemma che troppe regole frenano l'innovazione, ma l'innovazione, soprattutto in questo campo, dove sappiamo che ci sono dubbi su dove andrà nei prossimi anni questo sistema del deep learning che apprende da solo e va oltre, diciamo, le intenzioni e quello che potrei immaginare chi ha creato l'algoritmo, ecco, quindi bisogna stare molto attenti nel rispetto di, appunto, di quelli che sono i valori fondanti dell'Unione Europea che vengono tutti richiamati. Ecco, il settore della giustizia, noi ci limitiamo ovviamente oggi a questo campo, è incluso tra i cosiddetti settori ad alto rischio. C'è un allegato, l'allegato 3 del regolamento, che include espressamente la giustizia tra gli ambiti come il trattamento dei dati biometrici, la sanità, il lavoro, che appunto sono settori in cui bisogna stare estremamente attenti nell'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale. E in questo, e qui troviamo sempre tra il settore a rischio, come ho detto, la giustizia, e quindi sistemi che sono destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria nella ricerca, nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge una serie concreta di fatti. Quindi come soccorre in realtà tutta l'attività del giudice, no? L'accertamento dei fatti,
l'interpretazione del diritto, ma sempre, e questo è l'aspetto fondamentale, con un ruolo servente, un nuovo strumentale alla decisione che resta di competenza esclusiva dell'uomo. Questo è chiarissimamente enunciato nel considerando 61 di questo testo fondamentale, in cui appunto si afferma espressamente che tanto che la giustizia fa parte dei sistemi ad alto rischio e che appunto l'intelligenza artificiale può fornire sostegno al potere decisionale del giudice, ma in ogni caso la decisione finale deve rimanere un'attività a guida umana in ultima analisi. Quindi questo è chiarito il perimetro del... Naturalmente bisogna poi chiedersi, ma di fronte a un utilizzo di un'intelligenza artificiale sempre più sofisticata nella ricostruzione dei fatti, nel ritrovare i precedenti giurisdizionali, c'è il rischio che, come dire, di fronte alla pappa pronta, scusatemi il termine, forse un po' informale, un po' la pigrizia, dica vabbè, ma insomma se questo è il risultato... Il controllo, la vigilanza, la supervisione che invece è richiesta in modo espresso per i sistemi ad alto rischio sia un po' sommaria, ma questo dipenderà naturalmente dal senso etico e la professionalità del singolo giudice. Non c'è tempo per esaminare tutta la disciplina che è molto articolata di che succede quando siamo nei settori a rischio, ma mi limito soltanto l'articolo 26 indica gli obblighi di chi utilizza questi sistemi di intelligenza artificiale negli ambiti ad alto rischio. Rapidissimamente c'è l'obbligo di introdurre misure tecniche ex ante che siano adeguate a prevenire i rischi, c'è l'idea che occorre una sorveglianza umana a persone fisiche dotate di competenze, questa è una cosa molto importante, no? Che insistono a molti documenti, bisogna che coloro che utilizzano questi strumenti abbiano un percorso di alfabetizzazione e quindi di acquisire familiarità che per esempio io personalmente ancora non ho, ma che immagino dovrà essere prima o poi acquisita. Il controllo, l'ho detto prima, sui dati di input, che devono essere in qualche modo certi, affidabili e precisi. Il monitoraggio continuo sul funzionamento del sistema. La conservazione dei log generati automaticamente, quindi in qualche modo la tracciabilità per quel che è possibile, pur sapendo che, come è stato detto prima, è difficile percorrere il collega di Bologna, ma come si è arrivati alla conclusione che c'è questa famosa black box. E quindi, in buona sostanza, qui troviamo veramente enunciati una serie di regole e di principi che sono sostanzialmente, io ritengo, auto-esecutivi. Non c'è bisogno di una norma attuativa particolare, se non magari forse a livello del sistema della giustizia qualche, non voglio chiamarla circolare interpretativa, ma manuale d'uso, qualche cosa che aiuti a mettere a sistema un regolamento che è estremamente complesso. Due parole sul disegno di legge, ma sono veramente due, perché il disegno di legge contiene, è antecedente al regolamento, è stato presentato il 20 maggio 2024, il regolamento è successivo, ma già all'epoca il testo del regolamento era più che conosciuto nella sua bozza, contiene il disegno di legge un articolo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale della pubblica amministrazione e un altro per la giustizia, l'articolo 14 del testo che si trova anche questo facilmente. E quindi si denuncia l'idea che il sistema di intelligenza artificiale può essere utilizzato per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario.
E in ogni caso chiarisce, ma questo era già chiarissimo nel regolamento, che è riservata sempre al magistrato la decisione sull'interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento, quindi si ribadisce un principio. Ecco, qui poi in realtà questo disegno di legge, che non dice altro sul piano contenutistico, rinvia, prevede degli atti attuativi, il Ministero della Giustizia per quanto riguarda il giudice ordinario e altri strumenti attuativi per dare... quindi rispetto al regolamento è davvero una cosa povera, tanto da chiedersi ma era necessario prevedere questa norma quando abbiamo un sistema ormai ampio e completo di regole. Io mi sto avvicinando anch'io alla conclusione, ricordando soltanto che un recentissimo saggio di Dario Amodei, che è uno degli amministratori di Anthropocentric, che è uno dei sistemi che studia di più l'intelligenza artificiale, che in un recente articolo che è stato molto discusso valuta pregi e difetti, naturalmente lui più i pregi perché è il suo lavoro, ma si interroga appunto se l'intelligenza artificiale può migliorare il sistema di giustizia. Sostiene, però dovrei chiedere a qualcuno che è un esperto, che l'intelligenza artificiale può avere degli strumenti per autocorreggere i pregiudizi e quindi potrebbe essere più obiettivo del decisore umano, che comunque i pregiudizi nostri non riusciamo in nessun modo ad abbandonarli. Questo dice lui, relata refera. E poi fa un altro ultimo ragionamento e dice, ma insomma, da sempre il diritto vive nella illusione che la legge può essere meccanica e autoapplicativa. In realtà, e fa anche lui gli esempi nel mondo anglosassone, le leggi sono piene, lo sappiamo, di concetti giuridici indeterminati e nell'interpretazione e nell'applicazione dei concetti giuridici indeterminati interviene appunto la possibilità di influenza, di pregiudizi, di orientamenti che ben sappiamo. E dice, il mondo reale è caotico e non può essere catturato in formule matematiche. E secondo lui l'intelligenza artificiale è la prima tecnologia in grado di dominare questo caos che è la realtà che si modifica costantemente e che presenta sempre delle differenze da caso a caso, che con quel sistema delle sinapsi, poi mi farò spiegare meglio in separata sede, si riescono a mettere a regime forse più di quello che in un futuro possiamo fare noi come decisori umani. Bene, grazie professore. Già da questi primi due interventi, insomma, gli spunti sono davvero tanti. Uno, appunto, questa difficoltà di certificazione degli strumenti, visto che ci sono 10 alla 11ª manopole da verificare, non è facilissimo. Poi c'è anche un problema di organizzazione dell'amministrazione, l'alfabetizzazione evidentemente dei dipendenti pubblici e chiaramente anche un problema di pigrizia che in qualche modo potrebbe... far prendere il predominio alla macchina. La macchina probabilmente non riuscirebbe a, come possiamo dire, sottomettere l'uomo se l'uomo non riuscirà a sottometterlo se l'uomo non sarà pigro. Di questi temi parlerà la professoressa Margherita Interlandi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e lei appunto ci parlerà degli LLM e della giustizia amministrativa, appunto, dei rischi e delle potenzialità. Grazie professoressa, a lei la parola. Grazie Presidente, anche io mi associo ai ringraziamenti al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente Neri e a tutto l'Ufficio Studi per l'invito, di cui sono veramente molto molto onorata, perché tra l'altro mi dà l'opportunità di riflettere con tutti voi, senza ovviamente nessuna pretesa di esaustività o di dare risposte, su un tema che, come abbiamo visto, oltre a essere il tema
del presente, non dico più del futuro, impatta notevolmente proprio sul ruolo del giudice amministrativo in tutte le sue, come dire, sfaccettature di cui si è parlato anche stamattina. Ebbene, il mio intervento, lo dico sin d'ora, muove da una premessa fondamentale, cioè che l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale sta trasformando, a mio avviso in modo ormai pervasivo e significativo, proprio il processo di apprendimento dell'uomo, sostituendo all'esperienza e al ragionamento logico, critico, proprio del pensiero umano, che sono proprio i formanti dei nostri saperi, una datificazione della conoscenza. Ecco, questo aspetto quindi ci impone, a mio avviso, di non adagiarci troppo sull'idea che l'uomo sia davvero in grado di controllare la tecnologia e i suoi sviluppi. Anzi, è vero il contrario, come tra l'altro abbiamo sentito prima, ma come dichiarano gli stessi creatori dell'algoritmo, Hopfield e Hinton, citati prima all'indomani del premio Nobel per la fisica. E dobbiamo quindi guardare a questa prospettiva, a questa possibilità che ci sembra remota ma non lo è appunto, per poter comprendere e affrontare tempestivamente le implicazioni che la pervasività di questi sistemi di intelligenza artificiale moderna stanno avendo nell'organizzazione della vita dei cittadini, sia pubblica che privata. Ora, per quanto riguarda l'impatto della tecnologia Large Language Model sui sistemi di giustizia amministrativa, la mia attenzione è proprio sul giudice amministrativo come l'uomo che pensa, sottolineando che la giurisprudenza amministrativa svolge un ruolo sociale importante anche per il prezioso contributo che ha dato e che continua a dare allo sviluppo di un diritto amministrativo più democratico. Ecco, a questo proposito non posso non evocare un importante saggio di Mario Nigro, Il Consiglio di Stato giudice amministratore, in cui l'illustre studioso attribuiva proprio la rilevanza dell'attività del giudice amministrativo al suo impegno umano per svolgere al meglio il delicato compito di conciliare gli imperativi della libertà e quelli dell'autorità. E dinanzi all'interrogativo su quale sia la regola di giudizio seguita, Nigro risponde: il senso dello Stato. Ora, la risposta si presta a molte riflessioni e va certamente contestualizzata, ma sicuramente ci consente di cogliere tutta la complessità di un sistema di tutele sostanziali e processuali che fa perno sul giudice, non solo come espressione di una funzione costituzionale o di un potere, ma proprio come soggetto chiamato a leggere la realtà, a comprenderne i mutamenti, a ricercare in un quadro normativo spesso lacunoso e addirittura contraddittorio un equilibrio che spesso è molto difficile raggiungere. Quindi il ruolo del giudice, poi l'abbiamo ricordato prima, si è ulteriormente rafforzato anche con la codificazione del processo amministrativo e in particolare la funzionalizzazione del giudizio amministrativo e l'effettività della tutela ha consentito al giudice anche di estendere il proprio sindacato e persino di innovare le tecniche di tutela. Ricordo per esempio la plenaria 15-2011 che ha aperto la strada alla tipicità delle azioni, oppure quando per la prima volta ha statuito sulla modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento, ma gli esempi insomma sono veramente tantissimi e ovviamente non mi sfuggono anche le criticità su cui da tempo la dottrina dibatte, che sono legate proprio al tema della creatività giurisprudenziale e al rischio di overruling. Ma per stare al tema di oggi, io credo si debba sottolineare con forza, lo è stato fatto anche stamattina, che proprio la specialità e l'indipendenza del giudice amministrativo ha permesso di sviluppare con autorevolezza e senza timore verso l'autorità un diritto amministrativo, sarei dire, più democratico e sempre più proteso alla tutela sostanziale degli interessi dei cittadini coinvolti nella decisione pubblica. E si tratta perciò di una creatività che non scaturisce dall'arbitro, ma dalla necessità di non lasciare mai sprovvisti di tutela nell'interesse pubblico e nell'attività amministrativa, nell'interesse pubblico che l'attività avrebbe dovuto perseguire e nell'interesse del privato che si relaziona al potere. Pensiamo per esempio alla funzione suppletiva integrativa della giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'informativa antimafia. E in questo senso quindi credo che possiamo condividere l'idea che la giurisprudenza amministrativa svolge oggi un ruolo sociale di primaria importanza. Ed è in questo contesto che per ragioni di tempo ho cercato, come dire, di delineare a grandi linee, quindi scusatemi se sono stata rapida nei passaggi, che si innesta la riflessione di oggi sull'impatto della tecnologia Large Language Model. Ora, in ambito giudiziario, lo si ricordava prima, questa tecnologia potrebbe essere utilizzata, stando anche alla diffusione di sofisticati software sviluppati in questo specifico settore, per assistere alla redazione degli atti processuali,
per la formulazione che so di quesiti di una CTU, per la redazione di sentenze, per sintetizzare i principi espressi nei prevalenti indirizzi giurisprudenziali, per calcolare persino la probabilità di successo di un'azione in giudizio. Ora, anche se l'impiego di questi strumenti in ambito giudiziario al momento, stando a quanto emerge dal regolamento europeo e anche dal recente disegno di legge in materia, sembra essere escluso o comunque strettamente limitato ad una funzione di supporto e di ausilio all'uomo, l'attuale quadro regolatorio, a mio avviso, non appare sufficiente ad affrontare il rischio della forte attrattività verso l'utilizzo di questi strumenti che porta ad una naturale tendenza dell'uomo a delegare le macchine allo svolgimento di attività intellettive anche complesse, la cosiddetta automation bias, e con la conseguenza di accrescere nella coscienza collettiva un elevato grado di fiducia nella macchina e anche nella sua infallibilità, con conseguente perdita di tutte quelle qualità umane e professionali che invece sono indispensabili e direi irrinunciabili per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e compatibile con le attuali garanzie costituzionali. Ora, da una ricerca che ho fatto sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale moderna in altri, ovviamente, paesi occidentali, ho constatato che sono tantissimi ad impiegarli in ambito giudiziario, seppure con finalità diverse. Alcuni per finalità istruttorie, altri per redigere la motivazione della sentenza, altri addirittura per sanzionare il comportamento scorretto del difensore che aveva utilizzato questo sistema per redigere l'atto difensivo senza avere verificato l'attendibilità delle fonti che poi si erano rivelate scorrette. Ora, il punto cruciale della riflessione però è che lo sviluppo di sistema large language model in ambito legale e l'accessibilità potenzialmente universale a queste tecnologie rischia di creare un sistema di conoscenza di massa non qualificato in un settore come quello giuridico, che invece richiede competenze specialistiche che si fondano anche sulla memoria storica, sulla ricerca di analogie e su tutte quelle attività che si sviluppano attraverso il ragionamento logico, le percezioni e le intuizioni proprie dell'essere umano. Ora, pertanto la possibilità che le soluzioni interpretative elaborate da questi sistemi possa fornire anche solo a fini istruttori la base di un convincimento che non a caso l'ordinamento affidato alla dialettica processuale, a mio avviso pone non pochi interrogativi anche rispetto alle tenute delle garanzie costituzionali sul giusto processo. Prendiamo il contraddittorio, no? Come si concilia il mantenimento di questo principio con la presunta infallibilità delle risposte di sistemi che saranno nel tempo sempre più evoluti di large language model? E ancora, come deve essere inteso il principio delle parità delle parti? E la sinteticità degli atti, già fortemente criticata perché comprime il diritto di difesa, può giustificare ulteriormente il ricorso a tali strumenti in un'ottica di razionalizzazione dei tempi processuali? E con quali garanzie per l'utente? E ancora, come inciderà, per esempio, la valutazione della lite temeraria sulla possibilità che gli utenti, avvalendosi di sofisticati software legali, che presto potrebbero essere alla portata di tutti, sono in grado anche di prevedere gli esiti del contenzioso? Li scoraggerà dall'azione? E come questo potrebbe a sua volta invece condizionare la prospettiva del giudice? Questi sono ovviamente solo alcuni degli interrogativi che emergono da una primissima riflessione sull'impatto dei large language model sulla giustizia amministrativa, a cui l'ordinamento, come abbiamo visto, sta cercando di dare risposte, però a mio avviso senza cogliere fino in fondo la necessità di governare proprio l'impatto dell'utilizzo di questa tecnologia sulla formazione dei saperi e di conseguenza sulle libertà di sviluppare ragionamenti critici da cui da sempre si fonda proprio il processo valutativo e di convincimento del giudice. È evidente che ci troviamo davanti a sfide nuove, molto complesse e che ci impegnano oggi, in assenza di un quadro regolatorio sufficiente, innanzitutto sul terreno delle soluzioni interpretative, perché dobbiamo adattare sin d'ora l'utilizzo di questi sistemi, seppure nei limiti consentiti, alle garanzie costituzionali. Ed è una necessità che si è posta anche rispetto al diritto sostanziale, no? A proposito dell'applicazione dei principi dell'azione amministrativa nel procedimento algoritmico, su cui non a caso è stato ancora una volta il giudice amministrativo a dare razionalità al sistema. Ecco, siamo perciò dinanzi all'urgenza di rileggere i principi di costituzione del giusto processo in chiave sistematica e funzione applicativa per conformare tempestivamente i possibili nuovi processi formativi del convincimento del giudice, rifuggendo dall'illusione che le attuali regole, per quanto rigorose, siano sufficienti a garantire il primato della decisione umana.
Questo perché appunto non siamo in grado di prevedere le evoluzioni di questi sistemi né tantomeno di coglierne il grado di pervasività nelle nostre vite. Oggi non possiamo prevedere ad esempio se in che modo la programmazione di software specializzate sono in grado di addestrare i sistemi di large language model rendendoli più affidabili, più trasparenti. Non possiamo prevedere se in che modo l'accessibilità universale a questi sistemi determini una conoscenza di massa delle tecniche di tutela giurisdizionale a discapito di un formante giuridico specialistico. E né tantomeno siamo in grado addirittura di prevedere se in che modo questa conoscenza potrebbe essere utilizzata in futuro anche per esercitare pressioni sui decisori pubblici. Ma il rischio più alto, torno a ripetere, è quello che nel tempo la formazione del sapere giuridico venga affidata ad un'oligarchia di programmatori o peggio ancora che la capacità di autoapprendimento di questi sistemi finisca, come ci è stato spiegato prima, di sfuggire totalmente al controllo dell'uomo. Concludo dicendo che se vogliamo scongiurare questi eventi è necessario impegnare i nostri studi, i nostri saperi, per governare la tendenza a delegare le macchine nello svolgimento di attività che, per le ragioni prima evidenziate, per me devono rimanere patrimonio dell'intelligenza umana. E questo mi porta a ribadire con chiarezza che ciò che è insostituibile alla discrezionalità del giudice amministrativo, la sua singolare capacità di interpretare lo spirito del tempo, la contemporaneità, l'essere in grado di adottare la regola del caso concreto che non è solo conoscere i precedenti, come potrebbe fare l'intelligenza artificiale, ma è proprio la capacità di stabilire cosa in quel momento storico è giusto che un giudice affermi, perché è questo che ha consentito al giudice amministrativo di contribuire al progresso sociale. Vorrei concludere ricordando le parole di un altro grande maestro, Massimo Severo Giannini, il quale nel famoso saggio Discorso generale sulla giustizia del 1964, riferendosi all'istituzione del Consiglio di Stato, non c'erano ancora i TAR, attribuiva il valore della stessa al fatto che, e cito testualmente, essa si era trovata sin dall'inizio uomini illuminati e indipendenti, i quali plasmarono del loro spirito i giovani di nuovo afflusso e così via nel tempo. Queste parole racchiudono il senso delle preoccupazioni che ho prima evidenziato, ma al tempo stesso ci indicano la via per affrontarle con coraggio e con sapienza, nel solco già tracciato dal giudice amministrativo che, grazie alle sue qualità umane e intellettuali, ha potuto svolgere il ruolo che prima abbiamo ricordato, contribuendo ad allineare la disciplina del diritto amministrativo e le tecniche di tutela processuale a quelle che sono ancora oggi le garanzie costituzionali di promozione e tutela della persona. Grazie. Professoressa, molte grazie. Grazie anche per averci definito uomo che pensa, il che, voglio dire, per noi è già tanto. In realtà, ora, al di là della battuta, è molto importante lo spunto che lei ha in qualche modo sviluppato, che è quello del fatto che la sentenza è il frutto di un'attività intellettiva complessa che viene resa da un magistrato che tendenzialmente dovrebbe avere almeno tre caratteristiche. La prima è quella di essere un giudice giusto, la seconda quella di essere, nel caso dei magistrati amministrativi, o anche uomo delle istituzioni, e poi non guasterebbe essere anche persona di cultura. Tutto questo evidentemente non facilmente può essere sostituito dalla macchina. Ecco. Detto questo, io passo subito la parola alla collega, alla consigliera Anna Corrado del TAR Lombardia, che, come voi tutti sapete, è anche un'appassionata studiosa, oltre che di trasparenza amministrativa, anche di intelligenza artificiale applicata all'amministrazione, e lei invece ci parlerà della discrezionalità algoritmica e del sindacato del giudice. Prego, Anna. Ecco, si sente? Perfetto, grazie. Allora, anch'io volevo ringraziare innanzitutto il Presidente Maruotti, il Presidente Volpe, il Presidente Neri per il coinvolgimento in questo importante congresso, che mi dà l'occasione di condividere delle riflessioni che vanno fatte necessariamente oggi sul sindacato del giudice amministrativo e del futuro sindacato del giudice amministrativo, in ragione soprattutto dell'avvento del regolamento europeo. Oggi con il regolamento europeo queste riflessioni diventano attuali perché abbiamo la strada tracciata.
sono riflessioni, ho poco tempo, quindi cercherò di essere, diciamo, quanto più sintetica possibile. Ritengo che il giudice amministrativo debba diventare sicuramente il baluardo della riserva di umanità che la normativa in qualche modo impone di avere sempre. E quindi credo che sicuramente per la tutela degli interessi pubblici, per i diritti fondamentali, nell'utilizzo quindi di una AI antropocentrica, il ruolo del giudice amministrativo sarà molto importante, anche perché potrà governare questo processo di osmosi tra tecnologie evolute e diritto, per fare in modo che questo processo non sfugga di mano. Il professor Conducci mi perdonerà l'entusiasmo, insomma, diciamo, di queste parole, però io credo che sia comunque un'opportunità e una possibilità per tutti quanti. Quindi le introduzioni, le considerazioni che io farò riguardano chiaramente le procedure algoritmiche, le procedure amministrative automatizzate e quindi il sindacato del giudice all'interno di queste, nell'ambito di queste decisioni assunte con intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale ad alto rischio, non quella con algoritmi sequenziali, dove abbiamo avuto una giurisprudenza che devo dire a livello europeo ancora ci invidiano, perché di recente ho fatto un congresso e quindi ancora, diciamo, sono stati molto annuati. Apprezzato molto i principi che sono stati già affermati da tanto tempo. La cosa importante è che noi abbiamo già una norma che ci consente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e sarebbe l'articolo 3 bis, che è una norma aperta, quindi consente praticamente gli strumenti di utilizzare strumenti informatici e telematici. La tecnologia è uno strumento e l'algoritmo va inquadrato nell'ambito di questa, diciamo, possibilità. C'è una novità però, perché la normativa per la prima volta impone un'organizzazione e una consapevolezza alle amministrazioni. È una cosa abbastanza nuova per noi, perché normalmente noi usiamo tecnologia nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Quindi è importante che, diciamo, ancora di più il monito che ci arriva dalla giurisprudenza di non fare in modo che le tecnologie diventino un arretramento nelle posizioni di garanzia dei diritti sia fondamentale e sia rispettato. Abbiamo già delle norme nazionali che parlano di intelligenza artificiale, ma credo che sia molto importante invece il regolamento su un punto fondamentale. L'articolo 6,3 ci dà delle indicazioni in termini residuali di che cos'è intelligenza artificiale ad alto rischio, cioè che cosa non è intelligenza artificiale ad alto rischio, e cioè praticamente quando a questa tecnologia viene assegnato un compito procedurale limitato, quando migliora solamente il risultato umano. Invece la norma molto importante, dove faremo entrare certamente tanta attività, sarà quella dell'articolo, sicuramente è una norma che ci descrive l'allegato 3 del regolamento, dove elenca una serie di settori individuati come per l'utilizzo di intelligenza artificiale ad alto rischio. Uno di questi settori è quello del punto 5, dove si parla di prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizioni degli stessi. È una norma aperta dove noi facciamo entrare tutto. Potremmo farci entrare in prospettiva anche gli appalti pubblici, la tecnologia utilizzata negli ambiti dei contratti pubblici. Allora, il tema importante, diciamo che il regolamento rappresenta una strada, quindi ipotizziamo che assumiamo una decisione con sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e proiettiamo un sindacato del giudice in questi termini. Immaginiamo che cosa può accadere. Innanzitutto i principi affermati dal giudice amministrativo hanno trovato cristallizzazione nel regolamento. Conoscibilità, abbiamo una norma sul diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali. Articolo 86, abbiamo una norma che impone la trasparenza e la documentazione amministrativa tecnica. Abbiamo la riserva di umanità, che ha trovato comunque cristallizzazione nella norma sulla sorveglianza umana, articolo 14, e negli obblighi dei deployer. Il deployer, nell'ambito dei deployer, si individua anche la pubblica amministrazione. Divieto di discriminazione algoritmica, articolo 10, governance dei dati, oppure articolo 15, accuratezza e robustezza. Allora, quali vizi si possono presentare? Partiamo non dal vizio dell'incompetenza, che può essere meno toccato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, parliamo invece della violazione di legge e dell'eccesso di potere. Nell'ambito della violazione di legge, proprio in ragione di quelle norme che sono state individuate nel regolamento, noi potremmo parlare di un vizio di non adeguata organizzazione dell'amministrazione.
perché questa volta la norma ci impone di avere una sorveglianza umana che abbia la diligenza nell'utilizzare i sistemi, che valuti l'output, che impone una alfabetizzazione dei dipendenti pubblici, soprattutto di quelli che utilizzano intelligenza artificiale. C'è poi un obbligo da parte dei deployer, quindi di amministrazione, di affidare la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongano della competenza, formazione e autorità necessaria, nonché del sostegno necessario. Ancora, abbiamo un tema sulla sorveglianza umana. C'è una norma, proprio una disposizione, dove dà indicazione del fascino che si può subire nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quindi l'automation bias o ancora la cosiddetta pigrizia cognitiva, che viene definita così in psicologia, anche perché il pubblico dipendente deve essere sempre in grado di premere questo pulsante di arresto, come prescrive direttamente la norma. Ancora, la norma regina. Io credo che la norma più importante di tutto il regolamento dal punto di vista dei cittadini è il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali, articolo 86, che potrebbe avere in prospettiva la stessa sorte del difetto di motivazione. Quindi potremmo utilizzare la stessa casistica che abbiamo avuto. Ma che cosa dice questa norma, di cui poi tra un attimo riprendiamo anche per quanto riguarda l'accesso? Qualsiasi persona interessata, oggetto di una decisione, ha il diritto di ottenere dal deployer, quindi anche dalla pubblica amministrazione, spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di AI nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. Mi sembra una norma molto importante. Rapidamente, eccesso di potere. Nell'ambito dell'eccesso di potere sono state già individuate dalla dottrina diverse nuove figure sintomatiche, proprio adattandole ai tempi. Malfunzionamento tecnologico, errore di programmazione, sviamento tecnologico, vizio del processo di training, viziato dai bias, insufficienza del modello statistico e matematico prescelto, illecito trattamento dei dati personali. Altra parte della dottrina ritiene che non sia necessario scomodare, quindi innovare questo, diciamo, l'elenco delle figure sintomatiche, perché basta il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria. Vedremo che cosa accadrà in futuro. Ma la parte più interessante credo che riguardi l'attività istruttoria, cioè quali sono gli strumenti che avrà a disposizione il giudice per capire come è stata assunta quella decisione, che è la parte nevralgica. In realtà noi abbiamo già un GDPR, articolo 15, che impone, in caso di diritto di accesso dell'interessato, quindi colui che è interessato da procedure automatizzate, di avere informazioni significative sulla logica utilizzata dalla decisione. Articolo 30, codice appalti, che cosa impone? La possibilità di acquisire ogni elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento. Articolo 86 ci dice che si possono acquisire i principali elementi della decisione adottata, ma come si può fare, come si può giungere ad acquisire questi elementi che ci fanno sapere, ci fanno conoscere come è stata adottata la decisione? Abbiamo un articolo 13 rubricato trasparenza, sempre nel regolamento, ci elenca una serie di documenti che devono essere depositati, acquisiti dal deployer da parte del fornitore. Ancora, c'è una documentazione tecnica e la parte più interessante della documentazione tecnica riguarda proprio la possibilità di individuare la logica generale del sistema di intelligenza artificiale, degli algoritmi, le metriche utilizzate, i log delle prove, una serie di documentazione che potrebbe essere acquisita con gli ordinari strumenti che noi abbiamo per gli istruttori. Quello che dovremmo evitare in prospettiva è di consegnarci ai consulenti tecnici, perché naturalmente questo è un rischio, inevitabilmente. Quindi avere almeno consapevolezza di che cosa stiamo, diciamo, che cosa possiamo fare. Ho fatto un esperimento con degli informatici, ponendo queste domande, no? Diciamo, davanti a una decisione assunta con intelligenza artificiale. Con loro ho individuato alcuni elementi che potrebbero essere acquisiti, tipo indicazione del codice sorgente,
la sorgente dei dati, se è un data lake o un social network specifico, o anche codice sorgente iniziale, il tipo di algoritmo, il modello artificiale prodotto dall'algoritmo, i dati di training, dataset dei precedenti, quello che ha maggior peso, i cosiddetti rinforzi positivi, cioè la pacca sulla spalla che viene data al bambino quando sta andando bene. La stessa cosa accade nel processo di training per l'intelligenza artificiale. Però in una chiacchierata con il professor Contucci ha subito smorzato il mio entusiasmo, perché mi ha detto che nei large language models e nel deep learning non si può comprendere la logica di funzionamento, ma non c'è alcuna logica di apprendimento. Quindi questo può valere per i sistemi di machine learning a basse dimensioni. Quindi siamo ancora, cioè cantiere tutto aperto, siamo punto a capo, possiamo, in base alla tecnologia che viene utilizzata, naturalmente ci saranno delle problematiche da affrontare. Ancora, passando agli vari strumenti che noi abbiamo, per esempio parliamo dell'accesso ai documenti, articolo 86, consentirà all'interessato, quindi è un accesso ex articolo 22 della 241, di avere contezza, di avere spiegazioni chiare e significative sul ruolo che ha assunto la decisione nel sistema di AI. Chiaramente potrà acquisire una parte della documentazione amministrativa, potrebbe assolutamente averla. Accesso al codice sorgente. Quando parliamo di algoritmi di apprendimento, avere il codice sorgente non serve a nulla, perché è il codice iniziale. Come è arrivata la decisione finale, come abbiamo fatto ora negli algoritmi sequenziali, di consentire sempre l'accesso al richiedente, in realtà in futuro dobbiamo capire qual è il tipo di tecnologia che utilizziamo e fare un bilanciamento se serve o meno, e quindi se in qualche modo i diritti di privativa intellettuale possono essere sacrificati in ragione di niente, perché in realtà non dà conoscenza. Quindi questo è importante. Tra l'altro nell'articolo 78 del regolamento c'è sempre prescritto, si fa comunque riferimento al codice sorgente, che può essere sacrificato solo per tutelare altri interessi riconosciuti dal diritto dell'Unione. Ancora, parliamo della trasparenza per il cittadino, che secondo me è molto importante perché consente di dare fiducia negli strumenti, nelle nuove tecnologie. Accesso civico semplice, a fronte di obblighi di pubblicazione. Noi non abbiamo obblighi di pubblicazione oggi. L'unica norma che parla di amministrazione trasparente, di obblighi di pubblicazione, è l'articolo 30 del codice appalti. In questo caso si dovrebbero, ma non sappiamo che cosa viene pubblicato, si parla di pubblicare le soluzioni adottate, quindi non sappiamo quali sono. In realtà in Inghilterra noi abbiamo un hub della trasparenza algoritmica dove si vengono pubblicati una serie di informazioni, compresi i dati, i responsabili, una serie di, diciamo, tanti elementi. Però in prospettiva, in base al regolamento, questa trasparenza potrà essere assicurata. C'è una banca dati che viene aperta a tutti sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, chiaramente al netto delle limitazioni previste. Abbiamo un diritto al reclamo da parte del quisque de populo. Qualsiasi persona, articolo 85 del regolamento, qualsiasi persona giuridica o fisica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento, può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato. Infine, accesso civico generalizzato. Io, in base, chiaramente dipende molto dall'istanza che viene fatta, ma naturalmente rientra nell'ambito dell'articolo 1 del decreto 33, perché tutti potrebbero avere contezza di come sono spesi i soldi pubblici, di come l'amministrazione si è organizzata. Sorvolo sulle garanzie procedimentali, perché anche lì dipenderà molto dall'attività vincolata e attività discrezionale. Chiaramente c'è tutto un tema che si pone. L'ha detto già la giurisprudenza amministrativa, la 241 è stata immaginata, pensata in un mondo dove non c'era la tecnologia attuale, quindi va riguardata, va rivista, e probabilmente qualcosa potrà essere sacrificato quando parliamo di attività vincolata. Infine, concludendo, mi avvio alle conclusioni. Io ritengo che ci sono delle conclusioni sia per quanto riguarda lato attività amministrativa, sia per quanto riguarda lato sindacato del giudice. È necessario vivere la tecnologia come un'alleata che amplia e potenza le capacità del funzionario pubblico. Va orientata la ricerca per fare in modo che si individuino ambiti di operatività comuni alle diverse procedure amministrative e che si sviluppino sistemi affidabili e certificati, come diceva il professor Contucci, che è un ragionamento che stiamo comunque portando avanti, che sollevino almeno in parte dalla responsabilità i funzionari pubblici.
Il potenziale errore che potrà commettere la macchina agendo in via amministrativa andrà affrontato come quello che può commettere l'operatore umano, e cioè assicurando che ci sia sempre il sindacato del giudice. Infine, per quanto riguarda il sindacato del giudice amministrativo, questo deve essere sempre pieno e sindacato anche in caso di decisione automatizzata, per assicurare il controllo su come il potere sia stato concretamente esercitato. La riserva di umanità e la sorveglianza umana che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale impone sarà in ultima analisi assicurato attraverso il sindacato del giudice, il quale potrà rappresentare l'ultimo presidio di umanità. Infine, è un'epoca molto interessante per il grande cambiamento che si profila, ma anche molto preoccupante, segnata da una tecnologia potente, sconosciuta, ma anche affascinante e seducente, che dobbiamo imparare a conoscere per conviverci, in modo che potenzi l'agire del giudice, e l'unica cosa che non possiamo, dobbiamo fare, è evitarla. Grazie. Grazie, molte grazie. Certo, ciascuno di questi spunti meriterebbe una relazione con l'obiettivo di individuare soluzioni orientate a garantire adeguati livelli di tutela, probabilmente adattando gli istituti e le categorie che faticosamente la giustizia amministrativa negli anni ha costruito. Certo, il futuro ci dirà se dovremo adattare gli istituti e le categorie che già abbiamo o se in futuro ne dovremo costruire degli altri. Per esempio, nell'ambito del diritto civile ci si interroga proprio con riferimento agli smart contracts. Bene, passo subito la parola al Presidente Mariano Sciac, Presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania, e ci parlerà della intelligenza artificiale e della giustizia predittiva. Il Presidente Sciac ha seguito per la giustizia ordinaria, diciamo, i primi passi in tema di digitalizzazione prima, di processo telematico poi, e ora si sta occupando da studioso appunto di giustizia predittiva. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto un sincero ringraziamento al Presidente Maruotti, al Presidente Neri e al Consiglio di Stato per questo invito che veramente mi onora. È veramente un momento di riflessione comune e collettiva. E trovo estremamente, come dire, mirata, come dire, la successione delle sessioni pure dell'organizzazione di questo momento di riflessione tra esperti di dominio, visto che oggi parliamo di intelligenza artificiale, perché stamattina abbiamo parlato di indipendenza della giurisdizione, delle magistrature, e parlare oggi di intelligenza artificiale e giustizia predittiva è proprio parlare di imparzialità e di indipendenza del giudice e della giurisdizione. Io mi occupo da 25 anni di informatica giudiziaria, insieme a tanti altri colleghi abbiamo avviato il processo civile telematico, eccetera, eccetera. Da 4-5 anni studio, provo a capire qualcosa di intelligenza artificiale e algoritmi, e più leggo e più, come dire, mi allontano dall'empirismo e dalla pratica degli strumenti, dalla ricerca spasmodica di strumenti che permettano di velocizzare il mio lavoro, e via via mi sto arretrando su una riflessione più sistemica, anche a tinte fosche. Io ero un tecno entusiasta all'interno chiaramente della giurisdizione ordinaria, ora probabilmente forte, come dire, appesantito dagli anni, comincio a fare delle riflessioni di segno diverso. Chiaramente ho lasciato delle slide e non potrò illustrarle tutte per ragioni di tempo, andrò immediatamente a parlare di giustizia predittiva, ma il problema è che siamo in presenza di sistemi che determinano una, io la definisco così, un'aggressione sistematica e sistemica alla realtà. Qualunque aspetto della realtà fenomenica, questi nuovi tipi di sistemi intendono affrontarla, intendono, come è stato detto prima dall'illustre relatrice, datificarla e ricondurla a ragione tecnica. E allora, affrontando la questione in materia di giustizia predittiva, personalmente mi sono posto in un'ottica di sistema, di capire qual è l'intervento sistemico che determina sulla realtà, sulla società e quindi a cascata anche sul sistema giustizia. Questa slide non la illustro, c'è un dato però che voglio sottolineare, al di là della necessità di un approccio, come dire, che coinvolga tante professionalità, diversi approcci culturali, diverse sensibilità culturali
e sulla natura chiaramente non neutrale della tecnica, ed è, visto che da poco è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo, l'IACT, il pericolo che intravedono, io dico evitare l'effetto consolatorio della human centric, dell'approccio human centric, nel senso che è fondamentale chiaramente che il regolamento europeo abbia dato un'impostazione puntando a una sorta di golden standard europeo tra gli opposti imperi statunitensi e cinesi in materia di intelligenza artificiale, però il solo fatto di dire che deve essere tutelata la riserva di umanità, chiaramente dobbiamo essere consapevoli che non è assolutamente sufficiente rispetto alla capacità di avvolgimento del reale che i sistemi hanno. Io quando negli incontri che stanno diventando sempre più frequenti in questa materia dico sempre: è bello parlare tra esperti di dominio giuridico, che dovremmo avere la capacità di interloquire con gli esperti del dominio informatico, con i nuovi scribi digitali. Nell'arco di questi ultimi mesi però abbiamo assistito a una serie di considerazioni sul fatto che ormai gli stessi scribi digitali, quelli che attraverso il codice binario dettano i nuovi algoritmi, a loro volta stanno per essere sostituiti dalla stessa intelligenza artificiale. Cioè siamo, è tutto alla velocità non di anni, di mesi. Siamo in una fase talmente accelerata dove quello che doveva essere il nostro interlocutore umano, cioè colui che scrive il programma, rischia di essere a sua volta sostituito dall'intelligenza artificiale. E lì allora il dialogo umano dove dovrà essere posizionato? Cioè l'approccio della IACT, Regulation Through Technology, cioè regolare attraverso la tecnologia, che era un'idea ed è un'idea fondamentale, fondante, l'IACT, rischia addirittura di essere spazzato via. Le domande sono tantissime in materia di giustizia predittiva, non potrò chiaramente approfondirle tutte. Siamo, ripeto, in estremo ritardo. A me ha colpito tantissimo una intervista al CEO di Nvidia, Wang, che è ricordando come dal 1965 in poi è stata la legge di Moore, che dice che sostanzialmente ogni 12 mesi si raddoppia il numero di transistor presenti dentro un microprocessore, è stata letteralmente in un anno spazzata via. C'è la legge di Wang, nel senso che le ultime CPU Nvidia hanno letteralmente messo in pensione la legge di Moore. Questo è il livello di velocità col quale ci dobbiamo confrontare. Giustizia predittiva. Se ne parla in tante versioni. Chiaramente il mainstream pensa al giudice robot. Quello che io in queste slide tento di dire è chiaramente che a me proprio il giudice robot in questa fase non mi preoccupa. C'è un tipo di nomofilachia di qualità che si avvale di strumenti di intelligenza artificiale, che è quella che secondo me è quella a cui si dovrebbe tendere. Quella che ci deve invece molto preoccupare è quella che chiama giustizia predittiva subdola, ovvero l'avvolgimento del giudicante, di qualunque giurisdizione sia, all'interno di sistemi intelligenti, artificialmente intelligenti. C'è questo libro molto interessante di un linguista, se non sbaglio svedese, Porksen, che parla di un nuovo linguaggio neoimperiale, dove ci sono parole di plastica, le chiama lui, cioè parole dietro le quali si nascondono dei mondi, o meglio, si tentano di nascondere dei mondi. E giustizia predittiva, secondo me, è una parola da prendere con tante pinze, una parola di plastica dietro la quale si celano una serie di fascinazioni, di equivoci, di suggestioni molto pericolose proprio da un punto di vista culturale. Cioè il fatto che il concetto di predittività e quindi la natura oracolare che porta seco, come dire, una sua autorevolezza intrinseca che può incidere sul ruolo del giudicante umano, che si tratti di giustizia e non si tratti invece di un prodotto meramente statistico, cioè elaborazione di partner statistiche che processano diritto, processano giurisprudenza e restituiscono le tendenze medie o le tendenze maggioritarie, che si tratti di una predizione rivolta al futuro e non già invece l'elaborazione di un passato, cioè di ciò che già è stato. Quindi una parola di plastica da prendere con le pinze e da sottoporre ad una griglia molto rigorosa, che innanzitutto secondo me deve essere proprio linguistica.
ma soprattutto quello che secondo me deve essere attenzionato, e qui non sono mie riflessioni a livello internazionale, le riflessioni sono di Luciano Floridi, di Cabizza e di altri, è per l'appunto l'impatto che questi strumenti stanno direttamente avendo sulla realtà in termini di tecnoregolazione, di apposizione a quello che si può fare o non si può fare con vincoli tecnici. Ora, questo tipo di intervento, insieme chiaramente alle potenzialità, diciamo, normative intrinseche della tecnologia, cioè io con la tecnologia posso dirti immediatamente con efficacia automatica cosa puoi fare e cosa non puoi fare, evidenziano una riscrittura della nostra realtà fenomenica che ha un impatto immediato e diretto in materia di giustizia, ancor prima sul diritto in quanto tale, perché siamo in presenza quindi di sistemi che sono alternativi e concorrenti rispetto allo stesso diritto, con tutta una serie di ricadute anche intuitive che possiamo avere sotto il profilo prettamente giurisdizionale. E quindi se diamo per buono questo tipo di concorrenza del digitale rispetto al diritto, se vediamo davanti ai nostri occhi una giustizia predittiva che ci viene già proposta come risultato statistico che ti dà una bozza di decisione, per essere concreti, abbiamo un omisso medio drammatico, che è quello che va a qualificare il prodotto decisione, cioè il processo, cioè il contraddittorio, il confronto fra le parti, l'accertamento dei fatti e la loro valutazione e qualificazione. E questo è un passaggio delicatissimo, perché, ripeto, l'elaborazione degli strumenti, proposta degli strumenti di machine learning, col deep learning a maggior ragione, dove abbiamo un problema di black box grandissimo, cioè di inspiegabilità poi dell'output statistico, eliminano, o meglio, non tengono direttamente conto del flusso temporale. La datificazione vuol dire semplificare la realtà. Riportare a numero una realtà complessa vuol dire depauperarla di tutta una serie di elementi che proprio nel processo e attraverso il processo devono trovare riconoscimento, accertamento, riconoscimento, qualificazione e solo in esito decisione. Vado molto velocemente, quindi non è un problema di giudice robot, è un problema di tutela dell'umanità del giudicante. Un vostro collega che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, Giovanni Gallone, ha fatto uno scritto interessante sulla riserva di umanità, il presidente Neri, citando un bellissimo romanzo di Shiguro, ha fatto riferimento proprio alla stessa esigenza, tutelare l'umanità del giudicante, il quale giudicante può essere avvolto dentro un mondo artificiale che sostanzialmente lo inglobi. Alcune, non vi tedio con alcune slide, chiaramente da queste poche impressive, diciamo, considerazioni ne derivano tutti i pericoli che in questo momento incombono sulla giustizia predittiva. Quindi vaporizzazione del processo, tramonto dell'interpretazione in pro dell'induzione probabilistica. Se questi strumenti non hanno, diciamo, una struttura cognitiva, ma piuttosto si muovono esclusivamente sulla base di partner statistici, non abbiamo più se non un output statistico, per cui, come dice in un bellissimo libro Garapon, l'auctoritas è data dalla quantitas statistica che i sistemi di deep learning riescono a processare, di machine learning riescono a processare. E poi, infine, per scendere da queste vette alla drammatica realtà concreta, la cattura del decisore, cioè l'effetto gregge, il fatto della difficoltà del giudice di confrontarsi con questa sorta di macchina mitologica che processa secoli di giurisprudenza, la voglio fare forse esagerata, ma la velocità di sviluppo di queste macchine è tale per cui l'unica nostra possibilità, a mio modo di vedere, è di andare molto oltre rispetto a quello che sta succedendo ora. Avere la capacità di intravedere i pericoli che forse ora non sono chiaramente immediatamente operativi, esistenti, ma che in prospettiva potranno essere. L'effetto gregge è certamente un problema concreto che le giurisdizioni si devono porre. Noi lo vediamo già semplicemente nella giurisdizione ordinaria, col processo civile telematico,
Il copia e incolla già è una tentazione perversa che prende il giudice, che, no, che ha la possibilità di copiare, schiaffare, incrollare. Pensiamo la capacità di resistenza fisica, psichica, culturale, professionale del magistrato che avesse a disposizione strumenti molto potenti che riescono a processare decenni e decenni di dottrina, di giurisprudenza e via dicendo. Chiaramente progressiva cristallizzazione della giurisprudenza, taccio sulla profilazione dei giudici, dove i francesi, dopo aver buttato, come dire, il cuore oltre l'ostacolo, si sono resi conto che avevano messo nelle mani di società private la possibilità di profilare i singoli giudicanti e hanno, come dire, bloccato tutto e con una norma di legge hanno espressamente vietato il tutto. Il dato finale che a me, come dire, che è quello che più mi preoccupa, c'è un bellissimo libro di Carr, che è uno studioso degli effetti dell'automazione nella storia dell'umanità e quindi, come dire, ripercorre dalla prima rivoluzione in poi quali sono gli effetti dell'automazione sull'uomo, è quello per l'appunto della fine di quella lui e altri studiosi come Cabizza, Floridi dicono, la fine della mente sfidata. Noi prima avevamo Google al quale facevamo una domanda e quantomeno Google ci lasciava la possibilità di scegliere tra immondizia sul web oppure anche degli articoli interessanti. Non abbiamo ora con questi strumenti più neanche questa, ci dà la sintesi, ci dà la pappetta preconfezionata. La fine della mente sfidata vuol dire una progressiva sclerosi epistemica, una che se l'arto, come dire, non viene utilizzato finisce per non funzionare più e in tempi, ad esempio, anche io parlo chiaramente per la mia giurisdizione, dove anche i carichi di lavoro sono avvertiti in modo molto molto serio, molto rilevante, chiaramente l'affidamento a strumenti di questo tipo va seguito con grandissima attenzione. Questo libro è interessantissimo perché c'è un capitolo dedicato agli effetti dell'automazione sui piloti di aereo, con l'analisi della motivazione di tutti i più grossi incidenti aerei di questi ultimi 20-30 anni, quasi tutti sistematicamente determinati o dalla cosiddetta de-skilling, cioè perdita di capacità manuale di sapere guidare l'aereo perché ormai c'era il pilota automatico, o iper affidamento nel sistema automatico perché i piloti, stava l'aereo, le ali si erano gelate, ma il sistema del pilota automatico diceva no, le ali stanno bene e sono andati giù. Chiaramente facendo le debite proporzioni, però problemi relativi all'automation bias o di questo tipo si potranno tranquillamente ripercorrere nel nostro ambito. Sulla IACT non dico nulla, abbiamo da lavorare tantissimo perché anche qua abbiamo visto che ora stanno elaborando i codici di condotta, che è una fase intermedia per l'entrata in vigore piena del regolamento europeo. Quanti giuristi ci sono che stanno partecipando a questa fase fondamentale di riflessione e di elaborazione? Cosa stanno facendo? Io finisco solamente con ringraziare ancora per l'invito e con la speranza, come ho detto nelle ultime slide, di una giustizia predittiva mite, che sia realmente servente, ausiliaria, utile, ma non sovrastante o avvolgente. Vi saluto con tre conclusioni, come ho messo di velata speranza. A me piace sempre citare l'ultima, sperare nella mossa di Dio. C'è in un bellissimo libro di Labatiu che si intitola Maniac, si racconta lo scontro tra il più grande giocatore al mondo di Go, che è un gioco ancora più complesso rispetto agli scacchi, che si chiama Lee Sedol, e Google, la macchina di Google. In quell'occasione, dopo due o tre sconfitte da parte della macchina, Lee Sedol riesce a vincere perché fa una mossa totalmente irrazionale. C'era, se non ricordo male, era 1 su 10.000, diciamo, possibilità, probabilità che venisse fatta, e in quel modo riesce a scardinare le certezze razionali e matematiche delle macchine con un'intuizione umana e viene chiamata la mossa di Dio. Credo che la sfida che abbiamo davanti, epocale, se non esiziale, davanti a noi, è quella di riuscire ad essere interpreti umani con questo tipo di proiezione. Vi ringrazio.
molte grazie anche per tutti questi spunti. D'altronde il congresso e queste riflessioni non dovevano portarci solo ad avere certezze e, come possiamo dire, informazioni che tranquillizzano, anzi, dare anche la possibilità di riflettere sui possibili pericoli. Molto interessante è la questione della cattura del decisore da parte di una intelligenza artificiale che ha questa capacità di avvolgere. Certo, e l'altro aspetto è quello per cui il giudice deve mantenere quell'umanità, che significa anche capacità di mettere a sistema le sensazioni, capacità di trasferire sulla decisione la propria sensibilità e anche la capacità di individuare, e qui c'è proprio l'ultimo spunto, delle soluzioni nuove da adattare a quella specifica controversia che raramente è uguale ad un'altra, e questo molto probabilmente ancora la macchina non lo fa. Do subito la parola alla consigliera Brunella Bruno, che è consigliere di Stato, è anche responsabile del nostro servizio per l'informatica. Direi è un motore, è il motore del nostro SPI e forse un motore a propulsione atomica. Ci parlerà appunto delle prospettive evolutive della giustizia amministrativa nell'era dell'intelligenza artificiale. Prego Brunella. Grazie Presidenti per questa opportunità preziosa di condivisione. L'attuale fase è caratterizzata da una forte accelerazione dei processi di transizione tecnologica in linea con un approccio che contraddistingue da tempo la giustizia amministrativa. Nel rispetto dei tempi assegnati mi concentrerò su alcuni dei profili principali correlati alle progettualità maggiormente innovative attuate dal Servizio per l'informatica della giustizia amministrativa, con particolare riferimento all'introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale, rinviando per gli elementi di dettaglio alla pubblicazione del Servizio per l'informatica del 4 ottobre scorso, reperibile sul nostro sito istituzionale. Le progettualità PNRR hanno consentito la realizzazione di una piattaforma di business intelligence e intelligenza artificiale. Attenzione, si tratta di due segmenti fortemente interconnessi fra loro. Il segmento di BIAE, che potrà essere anch'esso nel tempo integrato con le tecnologie di intelligenza artificiale, mira a dotare la giustizia amministrativa di strumenti evoluti di analisi statistica in funzione di un efficientamento delle capacità di governance organizzativa interna. Si pensa a quanto prezioso possa essere disporre di determinati dati, dei dati relativi alla dimensione qualitativa e quantitativa del contenzioso, alla loro distribuzione su una singola sede, all'interno di una singola sede giudiziaria oppure in tutto il territorio nazionale. Si pensi ancora a quanto prezioso sia disporre del trend relativo al disposition time, del quale stamattina ci parlava la collega Marina Perrelli. Però attenzione, perché si tratta di progettualità che vanno oltre questo, servono per implementare la trasparenza, presentano delle potenzialità che travalicano il settore della giustizia. Perché? Perché il contenzioso del giudice amministrativo è un contenzioso che consente di captare fenomeni economici, sociali, caratteristici delle singole realtà, e quindi gli indicatori rilevatori di queste caratteristiche territoriali possono risultare utili a tanti fini, utili ad altre istituzioni, amministrazioni, per scopi di ricerca e sviluppo. Ed è attraverso questo segmento che noi possiamo disporre di uno strumento di analisi lato sensu predittiva, si tratta solo di previsioni di trend, nei termini chiariti poc'anzi dal Presidente Sciacca. Vi è poi il segmento degli IA, oggetto di un progetto particolarmente sfidante, in quanto ha comportato l'elaborazione integrale di un modello che fosse il più possibile conforme, rispondente a dei requisiti irrinunciabili di sicurezza e di affidabilità.
punto cardine nell'elaborazione del modello è stato quello dell'impiego della tecnologia di intelligenza artificiale solo per finalità strumentali di supporto al giudice nella fase di studio, di approfondimento, di analisi, di aggiornamento, di supporto alle segreterie in relazione a determinate incombenze comprese nelle loro competenze. Ma l'attività decisoria resta saldamente affidata al giudice. Tanto è vero questo che in relazione alle progettualità che abbiamo realizzato, tutti i 5 casi d'uso rispondono più a una logica di intelligenza accelerata piuttosto che di intelligenza aumentata o artificiale. Ed è interessante evidenziare che quando noi siamo partiti con l'attuazione di questi progetti non c'erano ancora le coordinate che oggi sono ritraibili dalla regolazione e rispetto alle quali i risultati, gli sviluppi che abbiamo attuato sono pienamente conformi, mi riferisco ovviamente all'AI Act, ma non solo, per certi versi le scelte operate al nostro interno con l'attenta guida del segretario generale e dei nostri vertici sono state anticipatorie rispetto alle indicazioni che stanno emergendo anche dalla regolazione nazionale e mi riferisco in particolar modo al disegno di legge 1146 approvato dal Consiglio dei Ministri ad aprile scorso, dal quale è stato espunto il riferimento alla possibilità di impiego di queste tecnologie per la elaborazione di testi di decisioni che figurava invece nella formulazione originaria che era circolata dalle fonti aperte. In maniera veduta sono stati selezionati 5 casi d'uso, escludendo in questa prima fase l'uso degli IA per la generazione di testi, anche di sintesi, in quanto abbiamo constatato non essere una solida base di partenza su di un piano finalistico per assicurare la migliore qualità, trasparenza, spiegabilità dei sistemi di IA. Il modello di impiego elaborato fa perno su presidi di garanzia di sicurezza ritenuti irrinunciabili. I nostri dati di addestramento sono quelli, di addestramento dei modelli sono solo quelli interni, non vengono utilizzati dati esterni e soprattutto non vengono utilizzati dati sintetici generati da altri sistemi di IA. Abbiamo elaborato delle specifiche pipeline. Queste pipeline sono state costruite dai magistrati del Servizio per l'Informatica insieme con i tecnici, la componente ingegneristica interna al servizio ed esterna, proprio per assicurare, per plasmare queste architetture a quelle esigenze irrinunciabili di garanzia, di affidabilità, controllabilità. Perché? Perché all'interno di queste pipeline si sviluppa un processo attraverso il quale ogni singola azione può essere catturata per poter essere spiegata. E si tratta di un'esclusiva della giustizia amministrativa, perché, come avrete compreso, non viene in rilievo l'acquisto di un prodotto fatto all'esterno, ma si tratta di un modello per ora applicato a 5 casi, pensato, disegnato, attuato dalla giustizia amministrativa. Non viene in rilievo mai una sola tecnologia, sempre una pluralità di modelli e metodi, sia per ragioni di performance, che ovviamente è migliore, sia per ragioni di sicurezza. Inoltre non è supervisionata solo l'attività di addestramento iniziale, ma anche il fine tuning successivo. I feedback non sono automaticamente recepiti dai modelli, ma solo dopo essere stati controllati e verificati. Particolare notazione merita l'attenzione, anch'essa concreta e specifica, che è stata riservata ai profili ambientali, che, bene precisare, costituiscono oggetto di vincoli che hanno fondamento costituzionale. Mi riferisco al principio dello sviluppo sostenibile, cristallizzato nell'articolo 9 della Costituzione, che si salda con il principio di solidarietà sociale dell'articolo 2, ma non solo. L'attenzione sui profili ambientali è strettamente connessa alle esigenze di sostenibilità finanziaria, perché queste tecnologie sono
altamente energivore, e attraverso un processo tecnico particolare, il ricorso a algoritmi di quantizzazione, dati ad alta dimensionalità vengono trasformati in spazi più compressi, in modo tale da andare incontro ad entrambe queste esigenze di rispetto ambientale, di tutela dell'ambiente e di riduzione dei costi. Sintetizzando, gli obiettivi generali dei progetti di intelligenza artificiale sono quelli di una migliore gestione nell'organizzazione delle attività, di riduzione dei tempi di esecuzione di attività accessorie e strumentali, di efficientamento delle attività amministrative legate all'esercizio delle funzioni. Qui ad esempio avvenire il rilievo è lo use case relativo all'anonimizzazione dei provvedimenti. E il modello realizzato, come emerge da quanto sinora sinteticamente esposto, è plasmato su esigenze reali, su una prospettiva di benefici concreti e di sviluppi futuri che siano affidabili, credibili e sostenibili. Breve specificare che si tratta di primi ma fondamentali passi. I tool ci sono, il prodotto è stato realizzato, è stato collaudato e anche rendicontato. La macchina c'è, però adesso la dobbiamo mettere in pista. E per farlo sono necessarie altre attività. È necessaria l'integrazione con il nostro sistema, con il sistema SIGA. E in vista di questa integrazione è essenziale anche la formazione degli utenti, perché sì, queste tecnologie vanno istruite, però anche tutti coloro che sono i destinatari di questi prodotti devono conoscerne il funzionamento. E permettetemi una piccola citazione letteraria dello scrittore Douglas Adams, autore nel 1979 del celebre libro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Per avere risposte utili e sensate non è sufficiente domandare a un supercomputer. È necessario conoscere e fare le domande giuste, capire i limiti di funzionamento delle macchine. Altrimenti la risposta sarà l'incomprensibile fortitude del libro di Adams, o peggio, l'esito reso pericolosamente fuorviante dalla tendenza di questi modelli a fornire comunque una risposta verosimile, anche se radicalmente sbagliata. Ed è questo che noi abbiamo voluto evitare attraverso l'elaborazione del modello che ho descritto. Dove stiamo andando quindi? Lo sforzo sinora profuso è rivolto alla creazione di un ecosistema interno adeguatamente garantito, supervisionato, nel quale le tecnologie di intelligenza artificiale non intaccano la profondità e la qualità della conoscenza. Grazie a un complesso di guardrail, così vengono tecnicamente definiti i modelli ai quali, attraverso i quali si preserva un uso responsabile e affidabile di queste tecnologie. In tal modo si traguarda l'obiettivo di una velocizzazione del processo necessario per promuovere approfondimenti consapevoli e critici, preservando la stessa integrità delle decisioni. E attenzione, questa esigenza di integrità centrale nel giudizio si salda con un altro fondamentale concetto più generale, quello di autenticità, nel senso di certa identificazione di chi agisce nei sistemi. Se questo è cruciale, ove avvenire il rilievo siano sistemi come quelli attraverso i quali si attuano i processi giurisdizionali telematici, e non lo è meno nello spazio sconfinato virtuale, molto più complesso da regolare, nel quale non si ha sempre piena garanzia che si stia interagendo tra persone o con macchine. Sul livello di esposizione ai rischi legati all'impiego degli IA nel settore della giustizia, al di fuori di ecosistemi come quello che stiamo realizzando nella giustizia amministrativa, rinvio agli interessanti elementi che saranno illustrati dall'amica e collega Antonella Ciriello.
Concludo con una notazione costituita dall'importanza riservata agli sviluppi esterni, sia nazionali che esteri. Ciò sotto un duplice punto di vista. Per un verso sono costanti le interlocuzioni con i colleghi non solo di altre giurisdizioni, ma anche esteri, specie di altri paesi europei, come ci ricordava questa mattina la collega Marina Berrelli, per verificare l'elaborazione di modelli alternativi da mettere a confronto, perché esistono sempre, specie in questo settore, margini di miglioramento. Al riguardo, sinora le interlocuzioni intercorse non hanno fatto emergere l'elaborazione di un modello analogo a quello realizzato dalla giustizia amministrativa italiana, ma si tratta di un terreno che continueremo ad esplorare con interesse. Sotto altro profilo, altrettanto costante il monitoraggio delle soluzioni che stanno emergendo, mi riferisco alle proposte di vendor, all'integrazione delle banche dati con prodotti IA, utili per noi da monitorare in una duplice direzione, per verificare quanto sicuri essi siano e soprattutto anche in una prospettiva di un'eventuale implementazione dell'approvvigionamento in quella direzione, con la possibilità di tener conto di questo elemento anche per magari concentrare le scelte dei casi d'uso da implementare su quelli che non trovano nessuna copertura sul mercato. Per quanto l'illustrazione di una progettualità concreta possa sembrare autoreferenziale rispetto al settore che rappresento, sono sicura che condividerne le risultanze e le prospettive sia il modo migliore per dare concretezza ai numerosi studi che si dibattono in materia. Grazie a tutti. Bene, grazie. È stato dimostrato appunto che è un motore a propulsione atomica, Brunella. Allora, Brunella ha evocato Antonella Ciriello, è consigliera di Corte di Cassazione e si occupa per la giustizia ordinaria proprio di questi argomenti. E quindi la prego di appunto prendere la parola. Grazie. Grazie davvero al Presidente Marrotti e al Presidente Neri per questo invito che mi onora e mi dà la possibilità di condividere queste esperienze che sono molto in linea con quello che è stato l'intervento di poco fa della collega e amica Brunella Bruno. Diciamo che dopo la parte precedente, questa nostra parte è quella più pratica e forse anche quella in cui ci si confronta realmente con quello che si sta facendo per utilizzare in maniera nel modo più sicuro possibile l'intelligenza artificiale. Richiamo un concetto espresso più volte, cioè che non sia il futuro ma il presente, ce lo dice il fatto che noi siamo già al terzo livello di questa slide, mentre fino ad ora avevamo questa intelligenza artificiale in cui non conoscevamo non c'era la possibilità di interrogare e comprendere il processo logico, già in questi mesi è stato annunciato questo nuovo modello di AI da parte dei ChatGPT Strawberry, che consentirebbe non solo di ripetere molto più fedelmente il pensiero umano, ma addirittura di dare conto del processo logico seguito. Ma in effetti nel modello di cui parlava Brunella noi abbiamo la possibilità di verificare le fonti attraverso questo utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambienti in-house, come diceva lei. Ora però per venire sul piano pratico e ricollegarci al fatto che si tratta del presente e non del futuro, vorrei prima di tutto condividere con voi uno studio molto importante che ha fatto l'UNESCO, che non è ancora molto conosciuto perché è recentissimo, in cui ha intervistato ben 96 paesi e 500 per lo più magistrati o comunque operatori giudiziari, chiedendo loro che rapporto hanno con l'intelligenza artificiale. Non c'è tempo per illustrarlo perché i minuti scorrono veloci, però vi dico già subito che il 44% di coloro che hanno risposto hanno confessato di fare uso dell'intelligenza artificiale e molti tra questi di farne uso nella loro attività giurisdizionale. Vedremo subito che molti ne fanno uso utilizzando i sistemi generalisti che, come sappiamo, non ci garantiscono controllo né dei dati né del dataset e non sono quei sistemi come di cui parlava invece prima la collega Brunella Bruno.
e tutti, quasi tutti, hanno espresso il bisogno di una grande formazione che non ricevono al momento. Che in questo modo già si ripercorre quello che più volte evocato è il contenuto del nostro famoso atto europeo, l'AI Act. Vedete che in questo sondaggio, voglio saltare alle slide più interessanti, salto queste in cui dicono che sono mediamente familiari con l'intelligenza artificiale e in cui confessano l'utilizzo che ne fanno, vediamo che la maggior parte sono quelli che dicono che non l'hanno usata, ma c'è una grossa percentuale che la usa, alcuni per il lavoro e altri solo al di fuori del lavoro. Il dato ritorna quando arriviamo invece al lavoro giudiziario e confessano di aver utilizzato la versione free, quella che non è a pagamento, mentre solo pochi utilizzano quella a pagamento e altri la ricevono dal proprio datore di lavoro giudiziario. Ora, in particolare è interessante vedere tra coloro che ne fanno utilizzo nel lavoro giudiziario che la utilizzano per fare ricerche. E quindi ricercano in dati, quelli che la utilizzano sul sistema libero, in dati che non sono assolutamente controllati, sono quelli generalisti, e la utilizzano per ricavare un drafting, cioè per tirare fuori delle bozze di documenti, oppure per organizzare il proprio lavoro, e altri ancora per fare tutte queste altre cose scritte a fianco e che adesso non c'è il tempo di esaminare. Quindi allora, da questo esame del presente, perché stiamo parlando di un sondaggio sia pure in cui il campione europeo è molto piccolo, perché l'UNESCO si è mossa più sugli altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti, vediamo allora, anche interessante questa ulteriore slide, in cui loro confessano di utilizzarla solo pochi direttamente, chiaramente il questionario era abbastanza anonimo, quindi hanno detto la verità presumibilmente, solo pochi prendono le informazioni così come sono, quindi quei casi che fanno storia, soprattutto diffusi più che tra i magistrati, tra gli avvocati, sono veramente, sembrerebbero poco rilevanti, visto che la maggior parte utilizzano invece in maniera per sperimentare, per capire, e sicuramente la terza colonna fanno una revisione, quindi la utilizzano nel modo che dovrebbe essere quello corretto, suggerito anche nella IACT, cioè quello di uno strumento. Lasciamo stare le potenzialità positive e negative perché non c'è tempo di esaminarle, però mi ricollego a quello che diceva proprio, mi pare, uno dei nostri due professori, e cioè che sia tra gli effetti positivi che tra quelli che il professore Pavic, proprio tra gli effetti positivi e anche tra quelli negativi c'è quello dei bias, perché sia può essere pericolosa per i bias, che sono quelli introdotti chiaramente da chi l'ha programmata, sia può essere utile per scovare bias, e questo ci fa capire allora che la prospettiva corretta è quella di uno strumento. Ricordate la favola di Esopo, dove la lingua era sia la peggiore cosa del mondo che la migliore cosa del mondo, ricollegata a questa figura di Xanto, lo schiavo greco. Ebbene, come vedete, se è uno strumento non va demonizzato, ma va conosciuto, e questo mi pare che sia un po' il leitmotiv di questo pomeriggio. Ora, andando velocemente al nostro AI Act, non voglio richiamarlo perché se ne è parlato molto, vi voglio solo far riflettere su questa slide in cui nell'AI Act si spiega proprio questo, che le necessità della supervisione umana, ma bisogna rifuggire dalla possibile tendenza a fare automaticamente affidamento, eccessivo affidamento sull'output, quindi un ammonimento che sta proprio nell'AI Act, che ricorda molto anche a volte comportamenti diffusi sia tra gli avvocati che tra i magistrati, di utilizzo ripetitivo magari di precedenti, oppure chi non conosce i famosi stamponi, soprattutto nella magistratura ordinaria, quando si cade in controversie e filoni, negli anni 80-90 c'erano questi stamponi predefiniti che si correggevano appena, più o meno siamo nella stessa vicenda, la critico recepimento di qualcosa fatto per fare presto, o il taglia e incolla o il copia e incolla, siamo sempre nell'utilizzo non corretto di uno strumento che rimane però nella responsabilità di chi lo utilizza, quindi la chiave di volta è la responsabilità del decidente. Ma vado velocemente avanti, il AI Act richiama la literacy, la necessità di addestrarci, e non parlo del DDL anche perché è in corso di aggiustamenti, e poi cerca di, diciamo, comunque, ecco, questa è una slide importante, questo è il cuore di quello che io vorrei oggi rimanesse di questa mia piccola e modesto intervento. I pilastri su cui poggia l'AI Act, a mio sommesso avviso, sono tre. Richiamo anche qualcosa che ha detto il direttore generale dell'AGI, dell'ingegnere Nobile. La qualità dei dati, e quindi il sistema di cui parlava Brunella, Bruno, e cioè
la qualità dei dati che noi abbiamo scelto è fondamentale. Non possiamo proprio immaginare oggi di lasciare, visto che il presente, libere le persone che operano nel mondo giudiziario di utilizzare l'EIACT senza fornire loro, anticipando il rischio che lo facciano, che non è un rischio ma è un fatto molto concreto, dando loro un EIACT in-house dove i dati sono quelli nostri, quelli sicuri, quindi la giurisprudenza del Consiglio di Stato, quella della giustizia ordinaria, la giurisprudenza amministrativa ovviamente. La formazione è indispensabile, lo diceva prima anche la consigliere Corrado, è fondamentale che noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e quindi non basta il sapere umanistico giuridico che è quello su cui ci siamo formati, è necessario sviluppare competenze di natura anche, diciamolo, difficile accettarlo, ma di natura tecnica, perché quelle competenze non sono più estranee al mondo nel quale muoviamo e alla professionalità che dobbiamo esprimere. E infine il controllo, il dataset, il modo in cui viene sviluppato tutto questo, che deve essere in mano a noi. E allora ecco che la sfida di oggi è l'AI in-house, quella di cui ha parlato la consigliere Bruno, quella di cui parlerò fra un secondo nella panciata di minuti che mi rimane, perché anche noi, peraltro con la stessa software house, non vorrei che ci avessero venduto lo stesso prodotto due volte, ma sono diversificate ovviamente, la tecnologia è la stessa, abbiamo sviluppato l'intelligenza artificiale in-house per la banca dati giurisprudenziale nella giustizia, molto simile a quella di cui parlava la consigliere Bruno. È una AI in-house che dovrebbe essere allargata anche ad altri utilizzi, perché ce ne sono molti e tantissimi gli utilizzi, e salto velocemente tutte queste slide, per esempio partendo dai dati giudiziari che nel nostro mondo giudiziario ordinario sono nelle mani del Ministero della Giustizia, quello è l'unico soggetto che, avendo il dataset, può eventualmente in collaborazione, come sta già facendo con università e altri soggetti, sviluppare tuttavia un'intelligenza artificiale che possa essere il modo giusto e sicuro anche conformemente all'EIACT per essere utilizzata. Perché vedete, l'EIACT, è stato detto prima, non è che la vieta. Io non credo che la logica sia quella di mettere in crisi, anzi è quella di aprire all'economia, ma bisogna che anche nelle attività a rischio ci sia la possibilità, non la possibilità, assolutamente il controllo e la supervisione umana. Se uno non la esercita, incorre in una responsabilità. Questo è il concetto, il principio di responsabilizzazione anche delle attività rischiose. Ed ecco allora che nella giustizia abbiamo utilizzata per il data lake, ma vado veloce perché non c'è tempo di dirlo, per l'estrazione di statistiche, per creare degli schemi predefiniti, degli atti giudiziari che ci consentano di fare quello che poi è lo scopo dell'informatica. Che cos'è l'informatica? La scienza delle informazioni. Le informazioni non sono solo le informazioni, sì, il nome e il cognome di chi intraprende un atto, un'iniziativa giurisdizionale, ma anche le stesse sentenze, i pezzi delle sentenze, le tendenze della domanda giudiziaria, tanto più importanti nel nostro settore dove abbiamo arretrati enormi e enorme, una valanga di domanda giudiziaria. La massimazione, gli schemi informatici, quindi sono veramente un terreno importante. Andiamo avanti veloce per spiegarvi in due parole la banca dati. La banca dati doveva essere completamente interrogabile con l'intelligenza artificiale, poi in quella pubblica è stata tolta perché si è voluto evitare di dare questo strumento in mano al Quibus de Populo, quindi è stata data la banca dati ma non le AI. Le AI viene applicata, ecco qui velocemente ve lo faccio vedere, con la possibilità di tirare fuori in quella privata, cioè quella per i magistrati ordinari, possono tirare fuori un AI abstract che, attenzione, non è una massima, non è una massima, perché la massima è qualcosa di diverso, è un abstract, quello che fa l'intelligenza artificiale, però ti dice le fonti, e ti dice le fonti perché noi l'abbiamo fatta, come ha spiegato Brunella Bruno, dandogli un dataset controllato, quindi ti dice questa informazione in cui ti dico come viene deciso un licenziamento illegittimo con la reintegra ai sensi del comma quarto della normativa, viene deciso perché l'hanno detto questo e quest'altra corte di appello o tribunale, e poi ti tira fuori col chatbot, ti tira fuori anche la possibilità di interrogarla, sempre fornendo le fonti. E quindi è un caso concreto, secondo me molto interessante e molto significativo. Io personalmente, come consigliere di Cassazione, che deve scrivere moltissime sentenze ogni mese, poiché i dati sono tutti digitalizzati, ma a volte queste sentenze sono in formato non nativo digitale, vado lì e quelle depositate in formato nativo digitale le trovo e ho la possibilità quindi di andarmi a prendere dei pezzi che mi servono per riportare e scrutinare, come è mio compito fare, il ragionamento della Corte di Appello che è sotto il giudizio di Cassazione. Ora ecco che questa banca dati di merito, qui ho spiegato quello che ha già detto Brunella, quindi mi richiamo a lei, che viene vettoriale, cioè vengono create dei vettori che trasportano il contenuto della sentenza, degli abstract,
se posso tradurle così, sono in realtà delle stringhe numeriche che poi vengono riaggregate successivamente, quindi è un lavoro che è passato prima attraverso l'anonimizzazione o pseudonimizzazione o pseudoanonimizzazione, qui si discute quale sia il modo corretto di dire questa parola nuova. Ebbene, dopo tutto questo vengono vettorializzate, vengono proposte le query e siamo in grado addirittura di tirare fuori la timeline. Che cosa è successo in primo grado, cosa è successo di quel procedimento in appello e cosa in Cassazione. Allora ditemi voi se questo non è un utilizzo del tutto convincente e utile, se riesce a mettere in relazione in maniera intelligente queste informazioni, sicure, senza allucinazioni e soprattutto senza risposte in ogni caso, nel senso che se questo la risposta non ce l'ha, non te la dà, dice mi dispiace ma non sono in grado di darla, cosa che invece l'intelligenza artificiale generalista, come sapete, dà sempre una risposta. Se voi andate su ChatGPT e chiedete una cosa assurda, quello vi risponde perché deve comunque rispondere, è programmato per farlo. In questo tipo non succede, ed anche se noi utilizziamo quella generalista facendo dei nostri bot, come faccio io, che sono una grande, capirete, entusiasta e anche però cauta sperimentatrice per vedere e forzare i sistemi, anche quando ti fai un bot tuo con i dati tuoi e gli dici di non rispondere per altra conoscenza, comunque se lo autorizzi qualche nuova licenza poetica se la prende, ed ecco allora che il controllo umano diventa fondamentale. A mio giudizio delle volte se la prende anche perché vuole verificare se c'è il controllo umano, perché poi le dico, perché per me è una donna, le dico guarda che questo non è sbagliato, e mi risponde dicendo hai ragione, ho sbagliato, e ti dice la cosa giusta. Allora mi verrebbe da dire allora la sapevi la cosa giusta, quindi probabilmente c'è una programmazione in tal senso anche per vedere che cosa succede. Sto scherzando ovviamente, se ho in questi 12 secondi vorrei farvi vedere, il privato già è molto avanti, questa è la banca dati di una nota casa editrice, qui ci sono delle sperimentazioni che fanno gli avvocati in cui confrontano i documenti legali, vedono se sono in linea, tre secondi, se sono in linea con i criteri del DM 7 agosto, cioè se hanno superato il limite massimo degli atti, perché udite udite, li abbiamo messi anche noi, ma non belli come i vostri, nel senso che noi gli dichiariamo l'inammissibilità, ma ci sono solo delle piccole conseguenze sulle spese. Quest'altra è meravigliosa, è quella di Gemini, perché non solo fa un lavoro molto, diciamo, più sofisticato di quella di ChatGPT, è poco conosciuta, ma riesce a lavorare solo in house, nel senso che non in house, sono dati generali, però non ti condivide le informazioni che gli stai dando con i sistemi loro, quindi questa è più garantista se la si vuole utilizzare per fare qualche sperimentazione di drafting. È chiaro che va fatta sempre su cose già scadute, su procedimenti già pubblicati, per evitare di incorrere comunque in qualche forma di responsabilità. Questa addirittura tira fuori anche un talk show stile opera su quello che è stato detto. Chiudo e ringrazio con quest'ultima notazione che mi sono autocensurata, e cioè in maniera circolare dobbiamo diventare bravi nella tecnologia se vogliamo continuare a fare bene questo lavoro. Tutto qui. Molte grazie davvero. A questo punto passiamo subito la parola al consigliere di Stato Giovanni Pascuzzi, che è un attentissimo studioso e anche un non fine conoscitore di questi argomenti. Ecco, prego Giovanni di prendere posto e di... le conclusioni di questa sessione. Grazie dell'invito a te e a tutti quelli che mi hanno dato questa opportunità. La mia è una specie di missione impossibile, perché abbiamo ascoltato forse 10 relazioni e quindi io ho il tempo che già scorre sostanzialmente impossibile trarre delle conclusioni generali su quello che è stato detto. Mi limiterò soltanto a dei flash. Allora, la prima relazione di Contucci mi sembra che sia stata interessante, perché tra le tante cose ci ha dato due elementi di valutazione. Il primo è che cos'è l'intelligenza artificiale, nel senso che lui ci ha detto, si definisce intelligenza artificiale qualcosa che sviluppa un ragionamento simile a quello umano, apprendimento, memorizzazione. Questo ci serve perché oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, non c'è fenomeno che non venga associato all'intelligenza artificiale, ma non tutto è intelligenza artificiale. E nella relazione di Brunella Bruno, per esempio, è stato fatto riferimento al fatto che in alcuni casi è soltanto
una intelligenza aumentata, un modo migliore di utilizzare gli strumenti che abbiamo, ma senza scomodare l'intelligenza artificiale. Il secondo elemento che emerge, secondo me, dall'intervento del professor Contucci è che l'intelligenza artificiale è un modo di ragionare, è una logica, quella dell'intelligenza artificiale. Lui ha fatto delle distinzioni tra quella classica, tra quella moderna, ma ciò che contraddistingue e unisce le due è il fatto appunto che sia un modo di ragionare. Su questo torneremo più avanti. La seconda relazione, quella del professor Klarich, invece ci ha dato un affresco, potremmo dire, della normazione attuale in materia di intelligenza artificiale. Egli si è soffermato soprattutto sul nuovo regolamento, ma non solo, ha citato il progetto di legge italiano, ma non solo, è stata citata la convenzione di recente emanata dal Consiglio d'Europa, quindi diciamo che a livello mondiale c'è un fiorire di normazione in materia di intelligenza artificiale. L'Europa è un po' un fenomeno particolare perché, ma è stato anche questo ricordato, ha emanato un provvedimento onnicomprensivo, qualcuno lo ha giudicato anche, ricordava il professor Klarich, addirittura un po' troppo invasivo, però è una strategia. Per esempio negli Stati Uniti si sta seguendo un approccio totalmente diverso, sostanzialmente ogni Stato sta normando per conto suo, peraltro aspetti particolari dell'intelligenza artificiale. Allora una delle domande che emerge, quale sarebbe e qual è l'approccio migliore? Quello seguito dall'Unione Europea o quello che stanno seguendo in altri paesi? Peraltro anche in Italia sono stati presentati in Parlamento progetti di legge su aspetti specifici di intelligenza artificiale. Ma perché dico questo? Vengo al terzo punto. Perché in realtà il regolamento dell'Unione Europea opera ex ante, cioè si preoccupa, come ci ha spiegato il professor Klarich, di individuare questo approccio basato sul rischio, eccetera, eccetera, ma non si pone il problema della responsabilità civile, se non per quella proposta a cui lei ha fatto riferimento prima, ma non c'è normazione su questo. L'Unione Europea ha approvato una proposta di direttiva in materia di intelligenza artificiale che però non è stata ancora approvata. Non era facile approvare il regolamento sull'intelligenza artificiale, evidentemente è difficilissimo approvare una direttiva sulla responsabilità civile. Negli Stati Uniti è accaduto in California che il Parlamento avesse approvato un disegno di legge in materia di responsabilità civile delle società che producono sistemi di intelligenza artificiale, ma su pressione delle società della Silicon Valley, il governatore ha posto il veto su questo. Questo vi dà l'idea degli interessi che si muovono dietro queste cose. Ma perché oggi vi cito questo aspetto? Perché vorrei introdurre un altro profilo su cui cercherò poi di tornare verso la fine. Alcuni paesi in Europa hanno normato il problema della responsabilità civile da, ritrovati dell'intelligenza artificiale, soprattutto in materia di guida autonoma di veicoli, cioè i veicoli senza guidatore, per capirci. Lì qual è l'errore che è stato fatto? L'errore che è stato fatto è pensare di applicare a queste macchine la disciplina, quella codicistica del nostro paese, responsabilità del conducente, presunzione di colpa, se manca il conducente c'è la tasca profonda del proprietario. Questa logica non può essere applicata alle auto senza guidatore, semplicemente perché lì il guidatore non c'è, quindi non c'è una persona che può aver bevuto la sera prima, può aver litigato con la moglie e quindi si mette nervoso alla guida. Allora non valgono quei criteri, ma valgono altri criteri, come per esempio la responsabilità da prodotto, la responsabilità di chi ha costruito e progettato quel sistema che poi ha prodotto danni. Cosa isolo di questo esempio che vi ho fatto? Ci troviamo di fronte a un fenomeno che ci fa sembrare che siamo nelle condizioni di fare con strumenti diversi cose che facevamo prima. È un errore nel quale non cadere.
e l'esempio che vi ho fatto credo che testimoni questo. Ma perché siamo al quarto punto? Ma perché il... No, perché guardo il cronometro, per questo faccio così. Ma perché ci si preoccupa di disciplinare l'intelligenza artificiale? Beh, l'Europa l'ha detto in maniera molto chiara. Si vuole cercare di porre un freno al potere, vengono chiamati grandi poteri privati, vengono chiamati giganti della rete, come ci pare. E cioè, chi produce i sistemi di intelligenza artificiale e, per esempio, chi detiene i dati che l'intelligenza artificiale analizza e a propria volta produce. Ecco allora che in Europa si sta facendo strada un nuovo concetto, non solo in Europa per la verità, che è un concetto con cui dovremmo cominciare a fare i conti, che è quello della, forse l'avrete sentito, della sovranità digitale. In un documento ufficiale dell'Unione Europea si definisce la sovranità digitale come la capacità dei governi e delle imprese di gestire e creare autonomamente i propri dati, i propri hardware e i propri software. È da fin troppo tempo che suscita preoccupazione la forte dipendenza dell'Unione Europea da un ristretto numero di grandi imprese tecnologiche stabilite fuori di essa. Ecco quindi che emerge un altro profilo. Da un certo punto di vista dobbiamo cercare di combattere questo strapotere di queste imprese che non sono europee e cercare di trattenere in Italia non solo i dati, in Italia, in Europa, non solo i dati, ma anche creare gli strumenti per generare un'Europa e quindi fare ricerca per generare un'Europa questo tipo di strumenti. Quinto profilo, il rischio digitale. È stato ricordato a proposito del regolamento che è un regolamento che si basa sul rischio, vari livelli di rischio. Ma il rischio digitale non è solo quello. Noi siamo abituati a passare sopra tutto e abbiamo dimenticato che il 19 luglio, qualche mese fa, del 2024, si è fermato il mondo sostanzialmente perché in Australia avevano fatto l'upgrade di un sistema Windows che a cascata ha bloccato tutto il mondo. In quel momento i giornali hanno dato risalto ai treni bloccati, agli ospedali che non hanno fatto le operazioni, anche in Italia è accaduto. Ma il vero problema, che magari è passato in sordina, è che si sono bloccati i sistemi di pagamento, si sono delle maggiori banche mondiali che italiane, e si sono bloccati in molti casi anche le app, cioè quelle che noi oggi usiamo per spendere soldi, perché è tutta moneta digitale. L'altro aspetto che secondo me emerge è l'estrema vulnerabilità che questo sistema sta creando. Poi ci sono state delle altre relazioni, una in particolare, Anna Corrado, si è occupata di come il regolamento impatta sulle procedure amministrative. Estremamente interessante. Il tempo vola, ci sarebbe tanto da dire su quello che lei ha detto, ma isolo un problema. Lei ha detto alla fine tutto quello che sta accadendo probabilmente ci impone di rivedere la legge 241, no? Ecco, questo è un altro esempio. Prima vi ho fatto l'esempio civilistico della responsabilità per veicola senza guidatore. Lei ha offerto l'esempio di che cosa accade nell'ambito invece del diritto amministrativo. Dobbiamo provare a rivedere le regole, pensate per un contesto nel quale non esisteva tutto quello che esiste adesso. Poi c'è stato l'intervento di Sciacca, spero di andare nell'ordine giusto, lui si è preoccupato della giustizia predittiva. Devo dire, sono molto in sintonia con le cose che lui ha detto e l'ha definita anche una parola di plastica e quindi dobbiamo cercare di dare dei contenuti a questo. Se andate sul sito della Giuffre, il sito della Giuffre oggi vi dice che loro sono in grado di prevedere l'esito di un processo penale, no? È una funzione aggiunta di recente. Io su questo punto dico solo una cosa. Io non so se succederà in futuro, ma onestamente in questo momento l'idea che un uomo o una donna robot o forse androide, quindi possa sostituire il lavoro del giudice, io non lo vedo come un problema attuale. Se è vero che, come stamattina ha ricordato anche il presidente Patroni Griffi,
La legittimazione ad essere giudice non è solo un problema di possesso di competenze, ma anche un problema di un quid pluris, che è un quadro di riferimento etico, un quadro di riferimento morale, di skills. Ecco, il giorno in cui un robot dovesse avere queste qualità, io penso che il fatto che il giudice sia sostituito sarebbe l'ultimo problema che noi avremmo. Come ha detto Tegmark, in un bel libro che si chiama Vita 3.0, è possibile che in questo secolo si verifichi un salto tecnologico e l'intelligenza artificiale diventi superiore all'intelligenza dell'uomo, ma in quel momento è molto probabile che semplicemente i robot non ci faranno né del bene né del male, penseranno a loro stessi. Poi ci sono state le due relazioni finali di Bruno e Ciriello che hanno parlato degli esperimenti che si stanno facendo per migliorare l'efficienza del sistema della giustizia. E vorrei chiudere in questo minuto e mezzo che mi rimane, ripeto, una missione impossibile, sull'ultimo punto che è emerso in qualcuna o probabilmente in tutte le relazioni che sono state fatte. E il punto è quello delle competenze digitali. Forse dovremmo porci il problema della formazione del futuro magistrato amministrativo. Un tempo si diceva che l'informatica fossero soluzioni a caccia di problemi. Oggi l'informatica sono soluzioni che creano nuovi problemi. Ma la domanda è, l'informatica oggi che cos'è? Una materia, quindi per informatica, in termini di informatica digitale, tutto quello che abbiamo detto, è una materia, cioè le persone accanto al diritto privato, al diritto amministrativo, al diritto penale, devono studiare anche fondamenti di informatica? Oppure l'informatica è diventata oggi una cornice entro quale iscriversi? Beh, io penso che sia questa seconda ipotesi, il che non vuol dire inventarsi tuttologi, ma quantomeno creare un dialogo tra i giuristi o un terreno comune di dialogo tra i giuristi e le persone che si occupano di intelligenza artificiale. Uso gli ultimi secondi per dire questo. L'informatica, come ci hanno spiegato nella prima relazione, è una logica, è un tipo di pensiero ed è un pensiero che va compreso. Qualche giorno fa su un social un mio caro amico magistrato ha scritto: ridatemi i fascicoli cartacei, ridatemi l'odore della carta. Ecco, il problema è che noi non stiamo più facendo con il digitale quello che prima facevamo con la carta. È cambiato totalmente la cornice. Grazie. Allora si è conclusa questa sessione e inizia quella dedicata al giudice amministrativo e ai cambiamenti climatici, che verrà presieduta invece dal professor Antonello Pasini. Ecco. Allora, grazie mille, io mi presento, grazie di avermi invitato in questa sede prestigiosa. Io sono un outsider perché sono un fisico del clima, uno scienziato che si occupa di cambiamenti climatici, quindi ancor più ringrazio per aver dato ascolto alla scienza in questa sede. E, niente, io vorrei fare soltanto una brevissima introduzione perché credo che possa servire un'introduzione alla scienza dei cambiamenti climatici per quello che riguarda il vostro lavoro, insomma, no? Quindi, ma diciamo, innanzitutto io sono un climatologo del CNR, sono anche docente di fisica del clima all'Università Roma 3 e vorrei dirvi questo: ovviamente si sente dire che il clima è sempre cambiato, questo è vero, ma quello che sta succedendo adesso è una cosa molto diversa. Per esempio noi sappiamo dai nostri carotaggi, cioè le carote di ghiaccio che estraiamo dall'Antartide, che appunto la temperatura della Terra ha sempre avuto delle oscillazioni fra epoche glaciali, periodi caldi,
e dai periodi caldi alle epoche glaciali si va molto lentamente, dalle epoche glaciali ai periodi caldi invece la temperatura sale rapidamente, ma rapidamente quanto? Di un grado ogni 1000 anni. Bene, se voi andate a vedere un grafichetto della temperatura media globale degli ultimi 50 anni, vedrete che negli ultimi 50 anni il mondo ha acquistato un grado. Quindi da una parte un grado ogni 1000 anni, adesso un grado ogni 50 anni. C'è un tasso di aumento che è 20 volte tanto. Poi ancora dalle calotte glaciali sappiamo quanta anidride carbonica c'era in atmosfera negli ultimi 800.000 anni. Bene, è sempre oscillata da intorno al, con un massimo di 280 parti per milione, cioè 280 molecole di anidride carbonica per ogni milione di molecole d'aria. Bene, oggi non siamo a 280, siamo a 420. Poi è chiaro che sentirete dire che ma sì, ha fatto caldo anche in passato. Non è vero che Annibale ha passato le Alpi con gli elefanti? Non è vero che la Groenlandia si chiama Terra Verde, Greenland, perché forse quella volta era verde? Allora, a parte il fatto che c'è molta leggenda in questo, se voi andate a leggere Plinio il Vecchio, le cronache di Plinio il Vecchio, vedrete che lui descrive accuratamente l'unico elefante che è riuscito a passare le Alpi, vuol dire che tutti gli altri probabilmente sono morti di freddo. E ancora, Erich il Rosso, voi forse non lo sapete, era un galeotto a cui è stata risparmiata la galera, ma forse anche la vita, per andare a colonizzare la Groenlandia. Quindi questo signore doveva fare un po' di marketing, non poteva dire venite con me a colonizzare una enorme distesa di ghiacci. Però insomma diamo per buono che fosse stato caldo al periodo di Annibale, al periodo di Erich il Rosso. Ma dove era caldo? Vedete, c'è un grande progetto di ricerca che analizza le temperature degli ultimi 2000 anni su tutto il globo e abbiamo visto che effettivamente nel periodo di Annibale faceva caldo nel primo secolo avanti Cristo e dopo Cristo, nel periodo di Erich il Rosso intorno all'anno 1000 faceva caldo, ma dove? Soltanto in quelle zone qui. Quindi in Europa per quanto riguarda, e sulle Alpi in particolare per quanto riguarda Annibale, in Groenlandia per quanto riguarda Erich il Rosso. Da tutte le altre parti invece no. Mentre il riscaldamento recente è globale, cioè il 98% della superficie terrestre ha come i più caldi gli ultimi decenni. Allora cosa vuol dire? Che quel riscaldamento di Erich il Rosso e di Annibale era assolutamente comprensibile con la variabilità naturale del clima, perché il clima varia naturalmente, è un sistema complesso che ha una dinamica interna. Mentre il fatto che tutto il pianeta cambi in questa maniera ci fa pensare che ci sia qualcosa dall'esterno che, fra virgolette, forza questo cambiamento. E noi oggi sappiamo che cos'è, perché i nostri modelli, tutti quanti, inclusi i miei modelli di reti neurali, e sono molto contento che prima ci fosse una sessione sull'intelligenza artificiale, perché io faccio modellistica di machine learning, quindi cose molto simili, compresi i miei modelli, fanno vedere tutti quanti che se non ci fosse stato un aumento nelle nostre combustioni fossili, nella vostra deforestazione, nella nostra agricoltura talvolta non sostenibile, il riscaldamento degli ultimi 50-60 anni, cioè quello che noi chiamiamo riscaldamento globale, recente, non ci sarebbe stato. Allora, uno dice, vabbè, di quanto è aumentata la temperatura dall'epoca preindustriale? 1,3 gradi, che sarà mai? Suderemo un po' di più. Non è questo, ovviamente, quello che conta sono gli impatti di questa temperatura in più e di quella che ci sarà in futuro, perché su che cosa? Sui territori, sugli ecosistemi, sull'uomo, insomma, sulla salute, su una serie di attività produttive e così via. Perché sappiamo che se in passato questo cambiamento è dovuto a noi, in futuro molto probabilmente anche sarà dovuto a quello che faremo noi, cioè riusciremo ad affrancarci dai combustibili fossili oppure no? E quindi tutto questo ci dirà cosa succederà in futuro. Allora, dicevo, gli impatti sono estremamente importanti. In Italia ne vediamo tanti, lo vediamo probabilmente quasi tutti i giorni, insomma, no? Il fatto che l'Italia, per esempio, ecco una cosa importante da dire, è che l'Italia si è riscaldata del doppio rispetto alla media globale. Perché? Da un lato perché l'Italia è una terra emersa, quando tu vai a fare la media su tutto il globo, i 2/3 del globo sono fatti di acqua,
Noi fisici con questa parolaccia diciamo che l'acqua ha una capacità termica maggiore dei suoli e quindi si riscalda più lentamente, insomma. Quindi uno si aspetta che quando va su un continente quello si riscaldi di più della media globale. Però proprio il doppio no. Perché si riscalda il doppio l'Italia? Perché nel Mediterraneo non soltanto è cambiata la temperatura media, ma è cambiata addirittura la circolazione dell'aria. Qui non ci sono giovanissimi, quindi molti di voi si ricorderanno il colonnello Bernacca, che aspettava con ansia l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre perché segnava l'inizio dell'estate. Bene, adesso questo anticiclone è quasi scomparso. Nei prossimi giorni sembra che si riappaia, viste le ultime previsioni meteorologiche, ma solo per qualche giorno. In realtà adesso abbiamo gli anticicloni africani, che assalgono, danno un caldo molto più forte, una mancanza di piogge, quindi un aumento di siccità e così via. Ma poi c'è anche il rovescio della medaglia. Quando tornano indietro, perché non hanno la forza di rimanere sempre su di noi, arrivano le correnti più fredde o più fresche, che fanno un contrasto termico molto forte con quest'aria calda e umida preesistente, i suoli caldi, il mare caldo che fornisce tanta umidità, che le molecole di vapore acqueo sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi, e danno tanta energia all'atmosfera, e questa atmosfera scarica la propria energia incamerata violentemente sui territori e così via, insomma. E quindi, vedete, ci sono una serie di impatti diretti sull'Italia, perché poi queste cose hanno influsso sulle, come dire, tenendo sempre conto che la responsabilità è umana di queste cose, e probabilmente anche la giustizia avrà a che fare con questo, nel senso che ci sono già delle cause probabilmente non amministrative, insomma, su cose di questo tipo, addirittura qualcuno ha chiamato in campo l'ENI, insomma, o altre società di questo tipo, e quindi tenendo conto di questo fatto che la causa è sostanzialmente umana, probabilmente la giustizia avrà a che fare con questo, io immagino anche dal punto di vista amministrativo, perché gli impatti sono tanti, non sono soltanto le alluvioni o i paesi di siccità, ma sono gli impatti di questa mancanza d'acqua o troppa acqua, per esempio sull'agricoltura, estremamente importante, ma anche sulla salute umana, sulla vita umana nelle grandi città in preda alle ondate di calore, perché chi non ha un sistema termoregolatorio estremamente efficiente, quindi soprattutto gli anziani, sono soggetti ad arrivare alla soglia di tolleranza fisiologica per calore e umidità, e allora questo può portare anche a problemi veramente, insomma, in qualche modo di vita o di morte, perché poi durante queste ondate di calore si sviluppano anche inquinanti che altrimenti ci sarebbero solo in minime quantità. Non so, per esempio, in estate in una grande città dove stanno gli inquinanti, no? Uno dice i riscaldamenti sono spenti, le industrie sono tutte fuori città, ci sono le marmitte delle macchine, ovviamente. Da lì escono quelli che noi chiamiamo inquinanti primari.